devono aspettare ancora che me lo inseriscano, immagino di sì, anche perché comunque inseriranno loro, voi studenti. Quindi per adesso utilizziamo comunque Zoom, che comunque mi sembra un'ottima piattaforma. Intanto mi presento, io sono il professor Rudy Melli e questo è il corso di sistemi interattivi. Ovviamente per ovvi motivi l'inizio è slittato un po' avanti, anche perché io aspettavo la piattaforma ufficiale, però visto che ha rallentato la partenza, sono partito con questo software che ho visto utilizzavano anche altri professori che consigliavano ed effettivamente è molto buono. Intanto vi chiedo, altra cosa, se mi sentite bene e se vedete bene, quindi se c'è qualcuno che non vede o non sente, può scrivere oppure me lo può dire. Ok, bene, tutto ok. Perfetto. C'è anche la chat, fantastico. Bene, bene. Allora, oggi che cosa faremo? Oggi vedremo un po' di cosa parla il corso. Io vi avevo condiviso un paio di PDF che sono le slide che di solito mostro a lezione. Ce ne sono molti di più. Allora, chi ha problemi di connessione eventualmente può staccare il video in modo tale da essere più, da lasciare spazio all'audio, anche se in realtà io nel video vi farò vedere comunque le slide, quindi sarà un po' difficile. E magari lo può staccare il video ovviamente invece in trasmissione, quindi la sua immagine. Gli altri che non hanno problemi di connessione, se mi fanno vedere anche il video, meglio così, insomma, ci vediamo anche. Allora, sì, la registrazione, qualcuno mi chiede se queste registrazioni vanno online, perché se non so se state notando, sto registrando, quindi sì. Se qualcuno preferisce non essere, diciamo, inquadrato, me lo dice che eventualmente non la mettiamo online, questa registrazione qua. Quindi la mettiamo online in modo tale che la potete ritrovare successivamente. Però poi per le prossime lezioni non lo so, perché la piattaforma G Suite non so, non l'ho mai usata, quindi fondamentalmente qua vedo che si può registrare ed è molto comodo e funziona, per cui adesso, per adesso lo sto facendo, poi dopo vediamo. E, quindi stamattina vedremo un po' che cosa di cosa parleremo nel corso, quali sono gli argomenti dell'esame. E poi dopo inizieremo anche a vedere un po' il programma Processing, che è quello che io spiego a lezione e che facciamo durante il corso. Vi invito a farmi domande, eventualmente, visto che la chat, visto che siamo in tanti e la chat potrebbe sfuggirmi, magari fatele anche proprio a voce, eventualmente, oppure provando ad alzare la mano. E cioè, provando ad alzare la mano virtuale. Allora, adesso switch un attimo sulle slide, che sono queste. Bene, lascio il mio facciotto qua in basso. Dunque, che cosa facciamo durante il corso di sistemi interattivi? Vediamo se riesco ad andare. Ok, allora a questo punto, questo lo mettiamo qui. Bene, che cosa facciamo? Facciamo, impariamo a utilizzare strumentazioni di, fondamentalmente di input, quindi telecamere, microfoni e sensori, e a integrarli all'interno, diciamo, di un software che permette di comunicare con loro e di poterli utilizzare come input per creare delle video installazioni interattive, cioè vuol dire quelle cose che vedete, diciamo, nelle mostre in cui quando passate succede qualcosa, oppure se parlate, avete, diciamo, un feedback, diciamo, tutto quello che fa sì che un'interazione con uno spettatore, nel caso appunto di un'installazione multimediale, crei un feedback di ritorno.
vedremo differenti tecnologie e utilizzeremo un solo software, perché altrimenti diventerebbe già difficile impararne uno, quindi impararne N sarebbe impossibile, e questo software è Processing. Perché ho scelto Processing? Perché nonostante sfrutti, diciamo, la programmazione che per molti può essere ostico, in realtà è un software relativamente semplice, cioè software è un linguaggio relativamente semplice che permette, soprattutto esistono tantissimi esempi in rete, di interfacciarsi con tutti gli strumenti che servono a noi, perché in realtà altrimenti su altri software ci sono delle limitazioni o comunque, ad esempio, VVV magari può avere dei grandi, apparentemente, dei vantaggi di semplificazione, però in realtà ha un limite, intanto che non si interfaccia magari con tutto quello che ci interessa, oppure l'interfacciamento non sempre è così semplice, oppure magari quando esce un nuovo dispositivo, ovviamente dobbiamo aspettare che gli sviluppatori di VVV lo integrino, mentre Processing, essendo open source, è molto più veloce l'integrazione di nuovi dispositivi e di nuove tecnologie. Allora, vediamo come è strutturato il corso. Il corso è sviluppato in una serie di lezioni frontali in cui fondamentalmente vediamo un po' sia il software processing che in generale diciamo cosa serve in un'installazione interattiva. Poi inizieremo a vedere appunto lo strumento, l'ambiente di programmazione, gli esempi base, e poi inizieremo a fare una serie di argomentazioni che sono, diciamo, più generali, quindi non sono strettamente legate al software processing, ma potrebbero, anzi, sono assolutamente trasversali su vari software, perché sono proprio delle tecnologie. Quindi parleremo di immagini, parleremo di elaborazione appunto di immagini e di manipolazione. Cioè, non è un corso di Photoshop, ma vedremo che cosa vuol dire manipolare un'immagine, perché noi effettivamente useremo la webcam come dispositivo di input e la webcam, voglio vedere se c'è la lista, e la webcam è ovviamente mette a disposizione delle immagini, quindi noi dobbiamo capire un attimo cosa sono le immagini, perché dovremo andare a fare elaborazioni su di loro per andare a estrarre significato, perché noi attraverso una webcam capiremo se c'è qualcosa che si muove all'interno dell'immagine, dove si trova, e quindi faremo quello che viene detto image processing, ma più, diciamo, ad alto livello visione artificiale, che è la teoria che appunto studia come estrapolare informazioni dalle immagini. E quindi vedremo come estrarre poi la silhouette di una persona all'interno dell'immagine, per poter andare a capire appunto dimensione, posizione e altri dati, e utilizzare anche i microfoni come sensori, e utilizzare anche sensori al di là di telecamera e microfono. Vedremo Arduino, vedremo alcuni, diciamo, sensori di Arduino, sensore di luce, sensore di prossimità. Arduino, diciamo che è un mondo, mette a disposizione tantissime cose ed è effettivamente estremamente interessante. E, diciamo che il corso è incentrato sull'interazione sì, ma sull'interazione naturale. Cioè, cosa vuol dire? Che quando qualcuno, diciamo, interagisce con la tecnologia, per me è importante ed è fondamentale farlo in questo corso, non tanto dargli un'interazione, perché anche quando usiamo la tastiera e il mouse stiamo interagendo,
però in realtà non è quello che vogliamo fare un'installazione interattiva. Noi vogliamo che la tecnologia sia nascosta, quindi noi vogliamo creare un sistema rispondente che sia, che abbia una sua, diciamo, intelligenza, che ovviamente gli diamo noi e che ovviamente non sarà estremamente complessa, ma che in realtà non fa trasparire istantaneamente che ci stiamo interfacciando con una macchina o comunque con un sistema di interfacciamento classico, come potrebbe essere un pulsante, un tastiera, mouse, touch, eccetera, perché ovviamente in quel caso cambia un po' la modalità con cui effettivamente una persona intimamente si interfaccia. Quindi cercheremo di di rilevare movimenti naturali del corpo, suoni ovviamente, e usando la sensoristica altre cose, quindi ad esempio toccare dei materiali, quindi non uno schermo, ma magari toccando un frutto, una scodella di metallo, attraverso dei sensori di Arduino, è possibile effettivamente capire che la persona ha toccato queste cose, senza che lui, diciamo, abbia la percezione di stare interagendo con qualcosa a cui è abituato. E utilizzeremo anche dei dispositivi, diciamo, intelligenti come la Kinect, che ci dà tantissime informazioni. Se avete in casa delle Kinect, tiratele fuori. Se le avete in cantina, andatele a cercare, perché ovviamente è, diciamo, uno dei dispositivi più utilizzati per la sua semplicità, ma soprattutto per la grande potenza e precisione dei dati che mette a disposizione. Poi vedremo a livello teorico come andare a predisporre il materiale, quindi computer, eventuali proiettori, microfoni, telecamere all'interno dell'ambiente per ottimizzare il dato che dobbiamo andare ad estrarre. E infine faremo, diciamo, un excursus di nuove tecnologie legate all'intelligenza artificiale. Esistono degli algoritmi di alto livello, di computer vision, ma soprattutto di deep learning. Deep learning è quella branca dell'intelligenza artificiale, delle reti neurali, che attraverso l'elaborazione delle immagini, cioè di milioni di immagini, è capace di fare cose che fino a pochi anni fa era impossibile, quindi face recognition, face detection in realtà si faceva già, rilevamento di oggetti all'interno di un'immagine, ma di un'immagine 2D qualsiasi, e tante altre cose. Vedremo degli esempi anche successivamente. Allora, il sito del corso è www.vision-e.it/si. Almeno questo è il sito del corso finora, in tutti questi anni. Magari zoom un po', sperando che si veda. Adesso volevo vedere se riuscivo a tenere la chat. Adesso faccio un attimo così per vedere se c'è qualcosa. Ok, sì, sembra tutto a posto. Bene, e torniamo allo share qua. Ok, quindi il sito è questo che vedete qui. In realtà lui punta poi a un altro spazio che è su Altervista, però diciamo che teniamo questo come indirizzo, perché se dovessi poi cambiare, questo invece è mio, per cui non c'è problema.
Ovviamente, visto che adesso dovrebbe partire la piattaforma di Google, Classroom e G Suite, magari switcheremo verso quella oppure no. Adesso dipenderà in realtà se è fatta bene, se funziona bene, se è migliore. Fondamentalmente, quando voi andate sul sito, adesso ve lo faccio vedere, facciamo così magari, vediamo se riesco. Allora, adesso dovreste vedere tutto lo schermo, per cui tecnicamente dovreste vedere tutto questo. Allora, il corso, il sito, scusate, il sito del corso è questo. Vi invito a registrarvi se non l'avete già fatto. Quindi qua in alto, quando c'è anche il link, registrati. Questo perché? Perché ci sono alcune cose, perché io metto a disposizione appunto le slide, gli sketch, alcune cose magari sono prese da internet come immagini e quant'altro, quindi per una questione di copyright faccio la registrazione giusto per tutelarmi, però in realtà serve solo quello fondamentalmente. Una volta che vi siete registrati, è abilitata appunto la sezione download, che in realtà fa poi riferimento al link di Google Drive. In questo caso il Google Drive è sempre il mio, però probabilmente poi passeremo a quello di G Suite. Qua trovate alcune cartelle, la cartella di spese, in cui trovate i PDF delle slide, delle lezioni che faremo. Poi trovate altre cartelle che contengono del materiale, una che contiene degli approfondimenti, la cartella media che contiene alcune immagini e magari video che usiamo negli esempi. Poi ci sarà una cartella che ancora non c'è, che è la cartella degli sketch, che sono i programmi di processing che facciamo insieme e che vi passo come esempi, eventualmente da cui partire anche per l'esame. Quindi vediamo un po' adesso di tornare sul corso. Allora, durante il corso, oltre alla teoria, ovviamente facciamo la pratica, perché questo corso è un corso soprattutto tecnico e quindi pratico. Quindi non facciamo qua durante il corso di sistemi interattivi tanto la teoria delle installazioni interattive, il perché fare un'installazione interattiva, diciamo la parte concettuale, eccetera. In questo caso, cioè questi argomenti li fate in altri corsi come progettazione multimediale, drammaturgia, magari fate forse qualcosa, insomma, questo è un corso tecnico. Quindi vediamo come fare quelle cose che, diciamo, potete progettuare mentalmente o sulla carta. Quindi fondamentalmente c'è molto laboratorio. Avete visto che il corso fondamentalmente dura tutto il giorno, di mercoledì. Oggi probabilmente magari, e adesso in realtà con l'online, devo vedere un attimo come strutturarmi, perché è la prima volta anche per me. Solitamente io faccio teoria la mattina, quindi andiamo avanti su delle cose, e facendo magari contestualmente qualche esercizio insieme, poi il pomeriggio si fa, diciamo, più la parte laboratoriale. Cosa si fa durante la parte di laboratorio? Fondamentalmente si provano le cose che abbiamo visto fino a quel momento. Quindi vuol dire si provano ovviamente a fare esercizi sia insieme sia, diciamo, in autonomia, si installano i software, quindi eventualmente vi do assistenza su quello che è l'installazione, si provano le cose che però adesso effettivamente, essendo ognuno a casa propria, o ce le avete a casa oppure ciccia, quindi sicuramente la webcam si può provare, perché la webcam in qualche modo ce l'avete tutti quanti, perché è integrata o nel vostro smartphone o nel vostro PC, ma se avete, dovete comunque avere un PC, perché dallo smartphone non si può usare il software processing, mi pare, che non abbiano fatto uscire una versione Android, ma mi sembra di no per ora.
E, per cui tecnicamente almeno la webcam dovremmo riuscire ad utilizzarla, quindi forse magari ci sposteremo un po' più sulla webcam se non ritornano le lezioni, diciamo, offline. E, comunque, fondamentalmente la parte di laboratorio è la parte in cui si sperimenta, diciamo, cercano di consolidare un attimo le cose vista lezione, si provano praticamente. Passiamo all'esame. Allora, questa slide ovviamente vi rimane, poi sul sito trovate proprio una sezione che si chiama esame, in cui io ho inserito, diciamo, tutta una descrizione di quello che in cui si sviluppa l'esame e che cosa c'è da fare, quando consegnarlo e cosa consegnare. Perché? Come è strutturato l'esame? Allora, l'esame è strutturato in più parti. La prima è un progetto. Che cos'è un progetto? È un'installazione interattiva. Un'installazione interattiva da svolgere o in gruppo oppure singolarmente. Ovviamente i gruppi in questo caso saranno virtuali finché non ci rivedremo fisicamente. E che cosa ci dovrà essere nel progetto? Allora, per installazione interattiva intendo, come ho spiegato prima, un'installazione in cui al suo interno vi è interattività di tipo naturale, quindi o la cattura di un movimento, la cattura di un suono che faccia, diciamo, che sia collegato poi allo scaturire di una azione strettamente collegata a quel rilevamento. Quindi non voglio un effetto video in cui fondamentalmente se io muovo la mano fa, diciamo, scompone in RGB ritardando i vari frame. Voglio qualcosa che abbia una risposta, cioè il sistema si accorge che succede qualcosa e modifica qualcos'altro. E, la risposta, allora, noi ci concentreremo in questo corso soprattutto nella prima parte, cioè capire quando succede qualcosa all'interno dell'installazione. Sul che cosa fare dopo, in realtà anche in quel caso esiste il corso soprattutto di computer graphics che vi spiega ad esempio come creare appunto un'installazione grafica, comunque un lavoro di grafica, eccetera, eccetera. Effettivamente questo corso di computer graphics potrebbe essere, diciamo, il pezzo che si aggancia a quello che noi andiamo a rilevare e che usiamo come input per dire di far succedere qualcosa o far modificare la parte grafica in un certo modo in funzione di quello che abbiamo rilevato. Comunque, nel progetto dovrà esserci rigorosamente un'interazione naturale. Quindi niente tastiera, niente mouse, per favore. E, anche se, diciamo, lo dirò, lo ripeterò e lo scrivo. Non so se quello scritto, però se non c'è scritto poi lo ripeterò sicuramente in varie parti. Il progetto dovrà essere fatto in processing. E usando, magari, potete tranquillamente partire da esempi che vediamo in classe. Per me non è un problema partire da un esempio, anzi, perché noi facciamo tante tecnologie, ovviamente non si può essere esperti di tutte le tecnologie, per cui partiamo da un esempio e poi dopo però mettiamoci il nostro. È importante però che mi scriviate da che esempio partite, perché io voglio capire qual è, diciamo, cosa è farina del vostro sacco e cose, diciamo, da quello da cui siete partiti. E, per cui, infatti, nella seconda parte dell'esame, che è la relazione scritta del progetto, cioè è un lavoro in cui fondamentalmente voi vi dovete descrivere vari passaggi che avete fatto all'interno del progetto per andare per arrivare, diciamo, alla sua realizzazione. Adesso vedremo un attimo poi le parti della tesina. All'interno della tesina scritta vi dovete mettere anche i riferimenti. In questo caso, ad esempio, se partite da un esempio, mi scrivete, sono partito da questo esempio. Questo perché se poi non me lo scrivete e io scopro da che esempio siete partiti, e spesso riesco
farlo, poi dopo ne tengo conto. E in quel caso diciamo che lo vedo un po' come plagio, perché ovviamente se voi non mi scrivete dove siete partiti, date per scontato che è tutta farina nel vostro sacco, e quindi ovviamente questo sarebbe scorretto. Oltre a ciò, visto che siete in tanti e visto che non riesco a provare fisicamente tutte le installazioni sul mio PC, vi chiedo anche di fare un piccolo video dell'installazione funzionante o comunque al meglio di quello che siete riusciti a farlo andare. Il video non deve essere per forza un... cioè l'installazione viene fatta con i mezzi che avete, per cui un conto è il progetto e l'idea, quindi io vorrei fare questo tipo di installazione in cui tecnicamente avrei bisogno di 5 proiettori, X telecamere, quello che volete. Un altro conto ovviamente è quello che poi dopo realizziamo. La realizzazione la si fa con i mezzi che si hanno a disposizione, quindi non si ha ovviamente in questo caso a casa, ma anche in accademia, perché in accademia abbiamo 4 Kinect, abbiamo pochi proiettori, c'è quello che c'è. Quindi fondamentalmente, e poi soprattutto perché non è un esame che deve durare 6 anni, è un esame che deve durare il tempo che deve durare, per cui lo si fa con quello che c'è a disposizione. È importante però, quando create il progetto, non avere invece questo limite. Un conto è dire, ok, io ho a disposizione la webcam del PC, uso quella lì. Un altro conto è dire, faccio un progetto che fatto per usare la webcam del PC. No, pensate a cosa volete usare, pensate a quello come volete realizzarlo, ovviamente ne parliamo insieme, perché comunque ci deve essere una mia, diciamo, revisione del progetto anche da un punto di vista di approvazione, sia per capire se il progetto è fattibile, se è troppo semplice, e poi per iniziare a darvi le indicazioni per la realizzazione, quindi che cosa potreste utilizzare per andare a farlo, che strada magari prendere, e se oppure se le idee che avete avuto, la tecnologia da cui vorreste utilizzare, effettivamente consona per quel tipo di idea che vi è venuto in mente. Scusate, passo un attimo alla chat per vedere se... Ah, qua dicono c'è processing per Android. Bisogna vedere però poi come funziona. Cioè, c'è la possibilità da processing di creare delle applicazioni Android. E questo sì, però partendo dal PC, non partendo da Android. Programmare direttamente su Android, non lo so, adesso dopo magari possiamo anche cercare insieme velocemente. Però fondamentalmente la cosa migliore è partire da un PC. Da un PC Windows, Linux o Mac è indifferente. Per la questione firme come facciamo? Non lo so, fondamentalmente. Per adesso io diciamo non terrei in considerazione le firme. E quando parte la piattaforma ufficiale, non so se ci sarà una metodologia per prenderle in automatico. Forse sì, forse no. Per adesso in realtà non lo so, perché non ci hanno detto niente. Quindi fondamentalmente la questione firme per adesso diciamo che è sospesa. Torniamo un attimo. Vabbè, in realtà, se io faccio, se condivido lo schermo, vabbè, non si vede comunque la chat. Oh, vabbè, che strana sta cosa. Ok, quindi dicevo, progetto anche scritto. Quello che vorrei che voi faceste per il progetto scritto, in realtà, è creare fondamentalmente un progetto, una proposta di progetto di un'installazione che voi potreste, diciamo, tecnicamente presentare a un ente, museo, mostra, una competizione artistica, che appunto per presentare la vostra idea. Quindi fondamentalmente dovrà essere organizzato in questo senso, quindi sia la parte ovviamente concettuale che comunque ci deve essere, anche se in realtà ovviamente io non la valuterò, quindi non valuterò la profondità o la povertà della parte concettuale,
eventualmente magari, cioè, sicuramente la leggo, perché è un'installazione interattiva, alla fine deve contenere tutto, perché altrimenti diciamo è molto povera l'interpretazione dell'installazione interattiva. E, però è una cosa, diciamo, per me che ovviamente io non spiego e quindi non giudico in questo corso. Però deve contenere la parte concettuale, la parte di descrizione di come funziona l'interazione, quindi degli spazi, come voi dovreste richiedete, diciamo, eventualmente all'ente di cosa avete bisogno, quindi non so, uno spazio 5x10 metri, un proiettore messo in questo punto, in modo tale che iniziamo anche a capire che cosa vuol dire. Non solo, diciamo, aprire processing, collegarsi alla webcam e fare delle determinate cose, ma effettivamente che cos'è un'installazione multimediale, interattiva. Allora, gruppi. Solitamente più di 3 persone per gruppo sono tante persone. Però ne parliamo insieme, nel senso che fondamentalmente l'importante è che ogni gruppo abbia diciamo un carico di lavoro proporzionale al numero di persone del gruppo, per cui fondamentalmente è questa la regola che mi do. Poi ovviamente se c'è troppa gente solitamente è un po' dispersivo e quindi però, insomma, vediamo, perché comunque se c'è un bel progetto... allora, il corso non è facile, ve lo dico subito, nel senso che bisogna ovviamente impegnarsi. Non è necessario saper programmare, perché comunque le cose che vedremo sono abbastanza basiche, quindi partiremo dalle basi, però avere... dimestichezza con aver già visto, diciamo, la programmazione in altri corsi ovviamente aiuta molto. E questo per dire che in un gruppo di tante persone diventa più complicato creare qualcosa di grande, di bello, perché magari partite tutti da un punto non troppo avanzato. Quindi, essendo questo un corso del triennio, quindi un corso avanzato, diciamo che noi non vediamo, cioè è più difficile realizzare qualcosa di superlativo o di complesso. Cercheremo di realizzare qualcosa e già questo sarà un grandissimo traguardo, quindi realizzare comunque un'installazione interattiva è un grande traguardo, però ovviamente c'è il limite iniziale dell'utilizzo di processing o comunque di questo linguaggio che deve essere imparato, quindi bisogna fare comunque della pratica. E se siete in tanti in gruppo, tutti allo stesso livello, a un livello basso, è ovvio che è più difficile cercare un'idea che sia realizzabile effettivamente, anche se ci sono tante persone, perché se tutte quante partono da questo livello, diciamo che è un po' più... Non è detto che si arrivi comunque a qualcosa di sufficiente per l'esame. Quindi fondamentalmente ne discutiamo insieme. Ecco, la parte, diciamo, del pomeriggio, del laboratorio, serve anche per questo, per parlare di progetti. Quindi sia, diciamo, chiamiamola revisione progetti, anche se in realtà per adesso sarà di idee. Quindi inizieremo parlando dell'idea, capire se è fattibile, se non è fattibile, e che tecnologie utilizzare. E quindi nella parte laboratoriale si parlerà dei progetti e faremo anche degli incontri appunto uno a uno, per cui non ho ancora, diciamo, capito bene come fare. Se qualcuno, diciamo, ha esperienze in altri corsi in cui avete già fatto questa cosa, in cui contemporaneamente, diciamo, c'è una classe e poi c'è un incontro uno a uno, magari scrivetemelo, così insomma capisco anch'io come fate con gli altri, se c'è un metodo vincente che avete trovato. E, sempre tornando all'esame, allora, oltre, diciamo, al progetto, c'è una parte di teoria.
La parte di teoria si svolge attraverso un piccolo test, un test a crocette, che solitamente faccio verso la fine del corso, quindi verso fine maggio. Vedremo se riuscire a farlo, speriamo di riuscire a farlo in classe, altrimenti lo faremo online, oppure magari chissà, potrebbe essere questa un'occasione per trasferire tutto direttamente online, farlo comunque online, anche se magari inizieremo a vederci di persona. Quindi, appunto, progetto comprensivo della parte scritta, video il progetto comprensivo deve essere comprensivo anche del video, perché il video a me serve per capire a che punto siete arrivati con l'installazione. E poi questo test. Allora, la parte di progetto ha un voto, ed è quello, diciamo, quello più forte come peso sul voto finale dell'esame. Vale 2/3. Il test, che è un test a crocette, vale 1/3. Però c'è un voto minimo per passare, ed è 14 su 30, 32 mi sembra. Quindi il voto è un po' più alto di 30. Ed è necessario avere almeno 14 al test per essere ammessi all'esame e quindi poter consegnare il progetto. E il progetto, cosa devo per dire? Ah sì, ecco, il progetto, quindi programma con tutti i video per farlo funzionare, tesina scritta e video, devono essere consegnati una settimana / 10 giorni prima dell'esame. Questo perché io devo avere fisicamente il tempo di correggerli. Quindi non vengono corretti in sede di esame. Io non correggo e non guardo per la prima volta nessun progetto in sede di esame. Se qualcuno che non mi ha consegnato il progetto arriva in sede d'esame col progetto, l'esame lo fa l'appello successivo. E questo è inderogabile per me, perché io devo avere il tempo di guardare con calma e poter correggere il progetto, uno. Due, perché l'esame non voglio che duri una settimana, ma deve durare il giorno dell'esame, punto. Infatti i miei esami solitamente sono molto snelli, quindi anche a giugno, dove ci sono magari tantissimi studenti, nel giro di poche ore è finito l'esame. Cioè l'esame solitamente dura pochi minuti. Eventualmente, se ho dei dubbi, vi faccio delle domande sul progetto, cose che magari mi aspettavo che voi non mi avete messo, però ve le chiedo lì, però solitamente in pochi minuti la cosa si finisce lì e si registra il voto, oppure addirittura si registra direttamente. E cosa fare prima dell'esame? Essere presente a lezione, perché, come dicevo, il lavoro è impegnativo, per cui più fate, seguite le lezioni e i laboratori, meglio è, perché vi semplifica la vita e soprattutto perché durante il corso, durante la parte di laboratorio, non adesso, non magari dalla prossima lezione, ma appena avete un po' di capacità, si inizierà a lavorare poi ognuno sul proprio progetto. Per cui ovviamente sfruttate il tempo delle lezioni per iniziare a lavorare sul progetto, in modo tale da arrivare a giugno fondamentalmente col progetto finito. Poi magari dovete scrivere la relazione, però ovviamente questo semplifica molto, e poi perché appunto io vi posso aiutare di più, perché siete qui fondamentalmente, per cui io vi posso aiutare. Mentre magari a settembre, ok, ci sentiamo per mail, eccetera, ci possiamo sentire su Skype, cioè negli appelli successivi intendo, però ovviamente c'è un po' meno scambio. E quindi è, diciamo, un po' più complicato. L'idea, come dicevo, va discussa con me, sia per l'approvazione che per la verifica della fattibilità. Magari avete un'idea troppo figa, che in realtà è troppo complicata da fare, troppo avanzata, per cui io vi dico, guardate, abbassiamo un attimo il tiro, cerchiamo di fare qualcosa di fattibile, perché l'obiettivo è creare qualcosa che voi riusciate a realizzare poi, perché altrimenti ha poco senso. Quindi noi comunque dobbiamo, anche se è un corso, diciamo, di una tecnica base, vogliamo creare un'installazione interattiva, vera.
E questo passa anche per, ovviamente, le revisioni del progetto, che alla fine fondamentalmente sono sempre discussioni del progetto insieme a me. Non esiste, diciamo, una revisione, non do i voti sulle revisioni, quindi non so se altri prof lo fanno, io non lo faccio. La revisione a me serve per fondamentalmente capire il progetto, capire la direzione che state prendendo ed eventualmente correggerla o verso il basso o verso l'alto, a seconda, diciamo, sia della fattibilità generica, sia anche per la eventualmente le scelte corrette o non corrette che state inizialmente prendendo. Allora, Marco Curcio ha alzato la mano. Se vuoi prendere la parola. Sente, prof. Mi sente? Sì. Sì, le volevo chiedere, per i libri, dato che ho letto che ci ha consigliato il manuale di processing, secondo lei, per quello che spiega, sono magari cose troppo avanzate rispetto alle basi che studieremo al corso, o magari cioè, può essere utile effettivamente integrarlo con le lezioni? Allora, il manuale di processing è sicuramente un ottimo spunto, perché parte dalle basi di processing e quindi spiega come utilizzare processing. Io ovviamente in questo corso non è un corso di processing, per cui lo vedremo, ma non mi soffermerò, diciamo, per 10 lezioni su come si inizia a programmare in processing. Quindi quel libro vi aiuta un po'. Io vi ho messo altri link che adesso vediamo nelle prossime slide, in cui ci sono anche, tra l'altro, un sito. Allora, intanto una cosa, questo libro qua, se voi lo cercate un po', lo dovreste trovare in PDF anche, per cui tecnicamente dovreste riuscire a scaricarlo, insomma, a costo zero. Esiste comunque un blog in italiano, oltretutto, che mi sembra che ripercorra più o meno il libro, per cui potreste anche utilizzare semplicemente quel blog lì, fondamentalmente. Serve a voi per velocizzare fondamentalmente l'apprendimento di processing. Noi lo vedremo per esempio come si usa processing, ovviamente vedremo le basi, quindi cosa sono le variabili, istruzioni di ciclo, if, eccetera, eccetera. Però ovviamente passare da un corso solo di processing vi aiuta a velocizzare la comprensione del linguaggio, anche perché poi noi faremo tanti esempi, quindi lavoreremo per esempi, che è in realtà anche il modo forse più facile come approccio a qualcosa di nuovo che non si conosce, quindi non da un foglio bianco, ma di qualcosa di già fatto che andremo magari a modificare. E quindi il libro ha questa funzione, un supporto al programma che utilizziamo, che è Processing. Va bene, grazie. Prego. E allora, quindi sull'esame diciamo che ho detto più o meno tutto, alcune cose le ripeteremo durante il corso. Come dicevo, sul sito trovate comunque le istruzioni che io di solito, tra l'altro, mando sempre per mail. Ecco, una domanda. Se c'è qualcuno che non riceve o non ha ricevuto, ad esempio, le mail, non tanto quella magari di ieri, perché ieri ho chiesto alla segreteria di mandare una mail. C'è qualcuno che non l'ha ricevuta? Una mail che diceva che oggi c'era appunto questa lezione online. Chiedo se c'è qualcuno che non l'ha ricevuta. Sembra di no, anche perché siete tutti qua, probabilmente in qualche modo l'avete saputo. E invece la mail che avevo mandato io domenica, tipo, c'è qualcuno che non l'ha ricevuta, che praticamente era identica, fondamentalmente. L'avete ricevuta tutti? Ok. Allora, perché in realtà gli iscritti al corso sono molti di più. E, vabbè, adesso in realtà siete già in 73, per cui comunque siete in tanti. E passate parole eventualmente ai vostri colleghi, se per caso si sono persi la lezione di oggi, che le comunicazioni solitamente avvengono attraverso anche la mail istituzionale, perché è da lì che io fondamentalmente ho l'elenco degli iscritti, quindi lo vedo solo da lì.
Vedremo se attraverso la piattaforma Google questa cosa si semplificherà e si migliorerà soprattutto. Un'altra cosa che ho messo a disposizione è una chat di Telegram, e questo ve l'ho scritto in mail. Sempre sul sito qua, tra l'altro, trovate la mail che vi ho mandato, in cui c'è il link alle live Zoom per adesso, e lo aggiornerò nel caso in cui, appunto, appena mi abilitano, o comunque non lo so, appena mi danno istruzioni su come fare lezioni attraverso Google. E chi non l'ha già fatto, vi invito a scrivere a iscrivervi sul canale YouTube, perché magari è lì che poi dopo andrò a... Allora, io non ho ricevuto la mail. Allora, chi non ha ricevuto la mail, eventualmente... Allora, no, non è questo qua, guida introduttiva alla programmazione visuale. Dopo ve lo faccio vedere il link, comunque, ve lo mostro proprio tra poco. Chi non, dicevo, non ha ricevuto la mail deve verificare con la segreteria qual è la mail che lui ha rilasciato in sede di iscrizione ed eventualmente modificarla, perché vi arrivano le comunicazioni, almeno io le mando da lì, perché è da lì che vedo la lista degli iscritti. Non so gli altri come facciano, però vi consiglio comunque di andare a modificare quella mail, anche perché se vi devono comunicare qualcosa dalla segreteria lo fanno con quella mail lì, per cui se c'è la mail sbagliata e voi non ricevete niente, ovviamente non è il massimo. Per cui magari verificate con la segreteria ed eventualmente fatevi aggiornare la mail. Ah, bene, dai, che mi fa vedere quali sono le news sulla chat. Dicevo, ho creato, quindi c'è un canale YouTube, questo lo vedremo anche oggi, questo canale YouTube, in cui sia ci sono dei progetti di vostri ex colleghi degli anni passati, quindi è interessante andarveli a vedere, sia perché magari le lezioni, se nessuno ha qualcosa in contrario, se magari è stato ripreso per un attimo sulla live, magari pubblicherò anche queste live, perché ovviamente sono materiale interessante. E in più ho creato un canale Telegram, il canale Telegram che è questo, mi pare, esatto. In cui fondamentalmente metterò degli avvisi. Cosa serve il canale Telegram in realtà? Perché è ridondante rispetto magari potrebbe essere ridondante rispetto al sito, perché se per caso succede qualcosa in chat, ad esempio cade la connessione, non si sa bene, la piattaforma non funziona più, non mi va più internet, ovviamente ho bisogno di qualcosa per farvi sapere, finché siamo, diciamo così, online, cosa sta succedendo. Per cui ho aperto il canale Telegram, vi consiglio di iscrivervi, perché così sapete effettivamente, vediamo adesso quanta gente c'è iscritta, siete in 21, magari chi non ha Telegram se lo installi eventualmente, perché così vi posso anche dire, ok, guardate, ad esempio non va più la connessione, oppure siamo passati alla piattaforma Google, queste sono le istruzioni, magari vi mando a un link esterno, per cui serve per rendere più veloce la comunicazione. Per chi non lo sapesse, Telegram è un programma tipo WhatsApp, e un po' più potente, perché appunto permette di fare queste cose. Il canale è una chat in cui posso scrivere solo io. Magari poi creo anche eventualmente sempre da qua, se capisco come... poi voi vi potete iscrivere semplicemente andando a cliccare sul link che vi ho mandato per mail, che è questo qua. Appunto, adesso lo zoomo anche per chi non riuscisse magari eventualmente a vederlo. Non so se si è zoomato tanto. Comunque il link è questo, che è t.me/sistemi interattivi. E quindi non c'è bisogno che io vi inviti, voi cliccate sul link o andate a questo link e vi si apre o Telegram via web,
perché si può utilizzare anche dal browser. La cosa bella rispetto a WhatsApp anche è che voi lo potete utilizzare contemporaneamente su più cellulari, sul PC, dal browser, quindi insomma è effettivamente molto molto comodo. E quindi vi chiedo di installarlo e di iscrivervi al canale, poi vedremo se c'è l'esigenza, la possibilità, diciamo in maniera rapida, di aprire anche una chat per avere poi una discussione di gruppo. Quarta cosa che vi avevo chiesto in mail è l'installazione anche del software, che poi in realtà è un plugin per Chrome, quindi installatevi il browser Google Chrome e il software Chrome Remote Desktop. Questo servirà, almeno nella mia idea iniziale, per fare fondamentalmente la revisione dei progetti, per aiutarvi con l'installazione, eccetera, eccetera, perché mi permette di accedere al vostro PC. In realtà ho visto che si può fare anche da Zoom, però non l'ho mai utilizzato, quindi vabbè, questo è integrato in Chrome, quindi è sicuramente un qualcosa di valido. Ok, 57 iscritti, va bene, allora vuol dire che magari devo aggiornare semplicemente la pagina Telegram. Allora, beh, meglio, vuol dire che appunto vi siete iscritti. Comunque siamo in più di 70, per cui chi non si è ancora iscritto al canale o non ha installato Telegram, per favore lo installi e si iscriva al canale. E in modo tale da avere avere pochi link. Lo userò fondamentalmente solo per le lezioni online, quindi per avere un aggiornamento in tempo reale di quello che sta succedendo eventualmente. Mentre Chrome Remote Desktop lo utilizzeremo appunto, come dicevo, per fare le sessioni uno a uno, quindi avete dei problemi di installazione eccetera eccetera, piuttosto che farmi dire ma cosa ho installato, cosa non ho installato, mi collego al vostro PC, lo vediamo insieme ovviamente, quindi se si può fare in realtà con Zoom forse è meglio, perché così ci possiamo anche sentire contemporaneamente. E ho visto qua su Remote Control che c'è la possibilità di dare l'accesso a mouse e tastiera a qualcuno con cui sto chattando, per cui fondamentalmente magari facciamo così, per cui direi che è la cosa migliore. Ok, per ora gli strumenti, diciamo, che utilizzeremo sono questi qua. Se avete delle proposte, ovviamente migliorative, fatemele, perché io non do niente per scontato, per cui questi per ora mi sembrano gli strumenti migliori ad oggi, finché non viene attivata la piattaforma appunto Classroom ufficiale del corso. La piattaforma ufficiale del corso che è... Ma quando l'ho messa, vediamo se ce l'ho nell'altro browser. Sì, qua. Aspetta che la sposto. Nell'altra finestra, se ce la faccio. No, non ce la faccio. Ok. Allora, in realtà oggi non so se hanno rilasciato mandato la mail ieri sera, quindi io adesso ho avuto accesso al mio account, dove però fondamentalmente non c'è il corso ancora, per cui non mi hanno detto che se lo devo creare io anche, e se devo aggiungere io gli studenti, per cui aspetto che mi arrivino delle news attraverso l'Accademia. Ho provato un po' a giocarci la settimana scorsa, mi sembra in realtà carino, molto basico, però vediamo se passare appunto totalmente qua. Probabilmente sì per le video lezioni, vediamo anche per il materiale, magari forse e anche per le eventuali firme, ma quello secondo me vi arriverà anche a voi con una mail, è comunque una cosa dell'Accademia, per cui lo vedrete su, non solamente con me, insomma, ecco.
Ok, allora questo per quello che riguarda le comunicazioni. Ora, facciamo dunque 5 minuti di pausa, anzi 10 minuti di pausa, riprendiamo quindi alle 10:45. Devo fare una pausa tecnica. E riprendiamo e vi faccio vedere un po' di quei link di cui vi parlavo prima sulle risorse di processing e iniziamo a vedere in realtà un po' di esempi di installazioni interattive. Quindi vi faccio vedere qua dal mio PC e poi vi condividerò un po' di link su quello che sono le installazioni interattive. Con interazione naturale, quello che vi dicevo, che vi cercavo di spiegare prima. Quindi partiamo da degli esempi, sia per, diciamo, vedere che cosa c'è in giro, sono delle cose veramente molto belle, alcune cose, diciamo, che sono fattibili, vi faccio vedere sia cose fattibili in questo corso, ma anche cose molto più complicate, ovviamente molto belle, e che però servono come ispirazione. Per cui, adesso pausa e poi dopo riattivo. Adesso metto in waiting room e poi riattivo la video chat. Anzi, scusate, lascio tutto così com'è, semplicemente muto il microfono alle 10:45, quindi fra 10 minuti. A dopo.
Non so se sia fatto.
Bene, eccoci qua. Allora, vediamo un po'. Tanto chiedo se c'è qualcuno che vede male le slide. Quindi ditemi se ci sono dei problemi tecnici, se non vedete bene le slide, se non sono leggibili, se magari devo zoomare. Poi, tutto a posto, ok. Va bene, comunque in caso di problemi tecnici ovviamente fatemelo sapere il prima possibile, così li metto a posto. Ora, prima di continuare con la lezione, adesso magari vedo, chiedo, volevo farvi delle domande per capire un po', diciamo, la platea della classe di quest'anno. E adesso metto magari, faccio così, ok, così ci vediamo tutti quanti. Chiedo a tutti quelli che hanno la webcam, non hanno problemi di connessione, di attivare la webcam, così ci vediamo un attimo. E vi chiedo, quanti sono del terzo anno? Magari lo facciamo alzando la mano davanti alla telecamera, così insomma riesco a vedere. Ok. Poi, quanti sono del secondo anno invece? Sono un po' anche del secondo anno. Quanti del primo anno invece? Ok, adesso qua non ne vedo nessuno. Se c'è qualcuno del primo anno, consiglio di in realtà dare l'esame almeno nel secondo anno. In realtà il corso sarebbe consigliato per il terzo anno, data la sua complessità. E anche perché durante gli anni, il primo e il secondo anno, fate altri corsi che vi aiutano poi dopo a dare questo qua. Ad esempio, il corso di Java, chi è che l'ha fatto? Con Serana, scusate, il corso di Serana che è appunto è Java. Alcuni sì, alcuni no. Alcuni l'hanno fatto. Ok. Qualcuno di voi ha già visto Processing, diciamo, in altri corsi oppure per i fatti suoi? Uno, due, tre, quattro. Ok. Allora, c'è anche un altro prof che fa Processing, anche se in realtà lo fa la versione JavaScript, che è Belluscio, Computer Graphics, per cui chi ha fatto Belluscio Computer Graphics sicuramente è avvantaggiato. È vero che la versione è la versione JavaScript, quindi è un pochino differente, ma non cambia radicalmente. E noi facciamo la versione tradizionale, che è la versione Java, perché in realtà, avendo a che fare con telecamere, avendo a che fare con sensori esterni, è meglio, è migliore, si interfaccia meglio, è più facile da integrare, e poi soprattutto perché l'interazione e il web non sono strettamente collegati. Poi vedremo in realtà che esistono anche delle installazioni che si basano sui dati presi dal web, anche in quel caso un'installazione interattiva interessante. Ok, dunque, chi invece non sa programmare, non ha mai fatto niente di programmazione, nessun tipo di linguaggio, neanche JavaScript, neanche, insomma, niente di niente. Qualcuno c'è?
Bene, ok, vabbè, dai, la maggior parte diciamo che avete un po' di esperienza di programmazione, che ovviamente serve, cioè serve, vi aiuta molto, non lo nascondo, perché comunque non è un esame, diciamo, banale. E tra l'altro io sono, rispetto magari ad altri professori, io sono un di stazione tecnica, sono un ingegnere informatico, lavoro con la visione artificiale e l'intelligenza artificiale in generale, perché ho un'azienda che si occupa appunto sia di consulenza che di realizzazione di progetti legati all'elaborazione delle immagini. Quindi nasco, cioè nasco, dopo la laurea sono rimasto un po' nel gruppo di ricerca di Modena, della Prof. Chiara, dove si lavorava fondamentalmente sul rilevamento delle persone all'interno delle immagini. Quindi diciamo che la parte proprio tecnica di detection è un po' il mio pane. Poi dopo ho imparato a utilizzare anche, diciamo, altri dispositivi come Arduino, eccetera, per integrarli nella parte di teoria, sì, di teoria però tecnica. Però sì, la mia vocazione è una vocazione prettamente tecnica ed è per quello appunto che poi anche la parte teorica ovviamente non la faccio, anche perché non la conosco. Quindi, torniamo noi. Adesso vi condivido di nuovo lo schermo e andiamo avanti con l'altro PDF. Mettiamo tutto schermo, così. L'altro PDF che vi avevo condiviso, se non ce l'avete, lo trovate a partire dal sito del corso e andando nella sezione download, c'è il link a Google Drive, vi riporta su questa pagina. Dentro dispense trovate i due PDF che vediamo oggi più quelli che vedremo nelle prossime lezioni. Ok, torniamo qua. Bene. Allora, prima vediamo un attimo i link, che così magari vi possono essere utili. Allora, questo è il link di Processing. www.processing.org. Questo è il sito. Il software, come vi dicevo, è open source. Open source, non significa gratuito semplicemente. Open source significa che diciamo, lo sviluppatore ha deciso di rendere pubblico non solamente il programma, ma anche tutto il codice sorgente, per poterlo eventualmente modificare da altri, quindi dalla community si dice. Quindi open source, è una filosofia. Tra l'altro, open source in realtà non vuol dire neanche gratis. Io potrei rilasciare un software open source, a chiedere poi tecnicamente una licenza. In realtà, ovviamente, questo non viene fatto. Solitamente i software open source sono sempre anche gratuiti, però è legato più alla filosofia del software che alla sua gratuità, gratuiticità, cose del genere. Il fatto che sia open source non è una cosa da poco, perché gli ha permesso di avanzare molto in termini di librerie esterne, che ne vedremo tante, in quanto essendo open source, gli sviluppatori, diciamo che non sono l'autore del singolo programma processing, può integrare ad esempio un suo dispositivo, oppure può prendere un dispositivo tipo la Kinect, che è nata per il mondo gaming, e integrarla, capire come funziona, scoprire, diciamo, i segreti per farla andare senza la piattaforma dell'Xbox e poi integrarla all'interno di un software, come ad esempio appunto Processing. Quindi Processing è sicuramente, il fatto che sia open source è un grandissimo vantaggio, gli permette, lo stavo guardando, gli permette di
avere appunto questa veloce integrazione con gli strumenti, una grande community di sviluppo. Infatti se trovate migliaia, se non milioni di esempi di utilizzo, insomma, di programmi in processing, ed è utilizzato comunque anche da artisti proprio in produzione, quindi per opere processing. È una cosa ovviamente molto, molto interessante. Su processing, oltre al software, trovate molti link, trovate dei tutorial, esempi, trovate la lista dei libri, tra cui quello che vi ho consigliato. Qual è quello che vi ho consigliato? Io vi ho consigliato il primo, che è praticamente quello ufficiale, è in inglese, si chiama Processing, a Programming Handbook for Visual Designer and Artists. Questo è il link al libro. In realtà, come vi dicevo, probabilmente lo trovate in qualche modo in PDF online. Altrimenti il link che vi dicevo è questo, tutorial in italiano di Federico Pepe, che più o meno segue la traccia del libro, almeno mi è parso di vedere, per cui è molto interessante. Esatto, infatti il PDF lo potete trovare. Io ovviamente non lo condivido per ovvi motivi di copyright, per cui cercatelo, oppure eventualmente passatevelo in maniera non ufficiale, ecco. Diciamo che il libro, ovviamente in inglese, allora l'inglese per alcuni è un ostacolo, e se, diciamo, volete proseguire in una carriera artistica e non volete imparare l'inglese, potete chiudere il PC e andare a fare qualcos'altro, perché secondo me non ha molto senso. In generale l'inglese è molto importante anche se non volete fare l'artista, perché comunque in campo, sicuramente, tra l'altro multimediale, molte cose sono in inglese, oppure le cose migliori sono in inglese. Cioè, il problema è che magari voi trovate delle cose in italiano ma sono scritte o sono tradotte male, oppure magari sono delle versioni, cioè non trovate magari la versione di questo libro, ma trovate un riassunto fatto da qualcuno che non è detto che sia il top, il più esperto delle persone, e questo ovviamente un po' è penalizzante. E per cui vi consiglio, magari anche in questo momento che insomma passate tanto tempo a casa, magari qualche ora di Netflix o di altro, di provare a seguirli in inglese, ecco, che anche quello, perché se anche semplicemente sentirlo aiuta, oppure di provare a imparare un po' la lingua, perché vi aiuterà tanto. Comunque, chiusa questa parentesi, appunto esiste questo blog in italiano di questo Federico Pepe, che è molto interessante perché è più o meno la traduzione. Vi lascio qua altri link, una guida, un'introduzione molto veloce. Ah, forse questo è il link che avevate condiviso prima, scusate. Quindi sì, anche questo, questa però non è la traccia del libro, ma è una breve introduzione in italiano processing, e poi ci sono alcune pillole su YouTube attraverso questo sito, rilasciate da un'altra accademia o università. Quindi se volete ancora approfondire, diciamo, qua ci sono appunto questi link. Per scaricare il software, se non l'avete ancora fatto, andate sul sito. Quindi il sito, andiamo sul sito Processing. Ovviamente cosa facciamo? Andiamo sul link, diciamo, meno probabile di tutti, che è Download Processing. E a quel punto scegliete la piattaforma e scaricate. È uno zip il software, e non so sotto Mac com'è, ma sotto Windows fondamentalmente voi lo scompattate ed è eseguibile, non dovete installarlo. Quindi lo posizionate in una cartella, nella cartella corretta, e lo andate ad eseguire.
Quindi se non l'avete ancora fatto, magari iniziate a scaricarlo. Anche dal Mac direttamente eseguibile, ok, perfetto. Quindi non c'è bisogno di installarlo, una volta estratto dallo zip, ovviamente non aprite lo zip e poi lanciate l'exe da dentro lo zip, ma scompattate tutto l'archivio, vi creerà la cartella con scritto processing 3.5.4 e a quel punto mandatelo in esecuzione. C'è proprio processing.exe o quello che è appunto secondo il sistema operativo. Intanto che si scarica Processing, vi faccio vedere. Ah, allora, Alessia Zampieri ha alzato la mano. Sì, salve. Mi sente? Salve. Sì, sì. È meglio scaricare la versione da 64 bit o da 32? Ma allora, se non avete un PC, diciamo, di 10 anni fa, scaricare la versione 64 bit. Ok. In generale, Grazie. perché comunque la 32 è secondo me per un po' per retrocompatibilità. Allora, adesso dicevo, prima di guardare altre cose di processing, oggi vedremo fondamentalmente, vi racconterò un po' la storia. Allora, per il PDF della confidenzialità, ecco uno che mi chiede, io ho chiesto in segreteria, non mi hanno ancora risposto, perché mi hanno mandato il PDF, mi hanno chiesto di girarvelo, io poi ho chiesto, ma scusate, ne deve essere compilato uno per ogni corso di questi PDF, visto che non c'è neanche l'indicazione del corso, quindi sinceramente non lo so. Io magari ve lo giro in chat il PDF, voi ce l'avete. Poi dopo però inviarlo a me, magari ve lo dico, ve lo lascio scritto da qualche parte. Allora, amministrazione, modulo, non ho ancora scaricato, aspettate che lo scarico. Così ve lo inoltro. Questo. Ok. Vediamo come funziona. Vabbè. Chat la posso tenere anche di qua. Non si riesco a. Ok. Bene. PDF ve l'ho mandato per chi non ce l'avesse. E prima di mandarmelo, appunto, aspettate istruzioni perché non vorrei ricevere 10.000 PDF, anche perché secondo me dovrebbe essere gestito a livello di segreteria. Non ha molto senso che tutti i prof per tutti i corsi ve lo invino, però vabbè, questo è un altro discorso. Dicevo, oggi vediamo un attimo la storia di processing, come è nato, perché, per come, insomma, poi vabbè, curiosità poi soprattutto del software e del perché lo utilizziamo. Prima però volevo farvi vedere delle installazioni interattive. Allora, sul sito del corso, nella home, vi è il link al canale YouTube. Nel canale YouTube, oltre, diciamo, cioè in realtà la maggior parte delle cose che ci sono installazioni fatte da vostri colleghi negli anni precedenti. Infatti, i video che poi mi mandate, io con molta calma li carico poi su questo canale YouTube. Qua però ne trovate, insomma, un bel po'. Per cui inizierei partendo da alcuni di questi qua. Diciamo, alcuni
alcuni più rappresentativi, vabbè, tipo... Allora, questo è molto carino. Questo è un video fatto da due ragazze. Sentite l'audio. Sì, dicono di sì, perfetto, bene. Allora lo rimetto in play e poi parlo dopo. Ok, sì, dicevano è molto basso l'audio, vabbè, perché probabilmente lui non invia l'audio delle presentazioni, dei video. Adesso vediamo se riesco a alzarlo un po'. Volevo però parlarvi un po' di questa questo progetto installativo. Allora, il fatto, adesso stoppiamo un attimo, comunque in realtà tolgo proprio l'audio. Allora, è fatto con la Kinect, in questo caso. Come funziona? La Kinect rileva... Che cosa fa la Kinect, diciamo, oltre a poterci permettere di giocare con la Xbox? Rileva il corpo e ci dà a disposizione dei punti fondamentali dello scheletro, lo scheletro non intenso di ossa, ma di quello che è, diciamo, la stilizzazione del nostro scheletro. Quindi il punto sulla testa. Vedete il mouse? Scusate che non lo so. Sì, ok. La testa, le spalle, i gomiti, le mani, le ginocchia, i piedi e qualche altro punto. Ad esempio la Kinect 2 rileva anche le dita delle mani, mi sembra. No, forse le dita delle mani no, però rileva se avete la mano aperta o chiusa. Attraverso questi rilevamenti, queste due ragazze hanno creato praticamente questa installazione in cui, tenendo, diciamo, rispetto alla linea del corpo, aprendo, diciamo, un arto oppure l'altro, attivavano uno strumento. Avevano questa traccia audio suddivisa in quattro strumenti, quindi basso, chitarra, batteria e voce, e ogni, diciamo, arto abilitava la riproduzione di uno specifico strumento. Diciamo che è anche un po' forse un gioco, però è sicuramente, diciamo, molto carina, semplice e molto diretta. E questo l'hanno realizzato appunto due ragazze, tra l'altro ormai 6 anni fa, quindi... però mi sembra ancora molto carina da far vedere. E poi vediamo altre cose. Allora, questa installazione è stata fatta durante la tesi, quindi un po' più complicata anche per il suo, per la sua, diciamo, mi viene la parola, insomma, per il grado, diciamo, di interazione proprio degli strumenti a disposizione. Adesso prima ve la faccio vedere, poi dopo ne parliamo.
Sotto qualsiasi condizione, anche la rispettabilità. A visual story on the care and handling of Alfred Hitchcock's Psycho, The Seat. Ok, allora chiedevate che cosa sta utilizzando, che cosa eccetera eccetera. Mettiamo il video. Dunque, vabbè, allora questo è un progetto di tesi di un po' più di anni fa. Io prima utilizzavo, spiegavo a lezione, scusate, un software che si chiama Pure Data, ma in realtà quello che conta non è tanto il software di programmazione, quanto la libreria che c'è sotto. Qua viene utilizzata una libreria che si chiama ReactiVision. ReactiVision è, se avete presente, se guardate diciamo la foto che ho messo come profilo di Zoom, qua di questo software di videoconferenza, c'è questa specie di ameba bianca e nera puntellata, quello in realtà è un marker di ReactiVision. Faccio vedere anche il... ReactiVision è una delle librerie che vediamo a lezione, e che permette il riconoscimento di questi marker usando una telecamera posta sotto, diciamo, uno schermo opaco. Quindi in questo caso la vostra collega aveva posizionato sotto questi cubi queste immaginine, e sotto questo plexiglass opacizzato che vedete vi è una webcam, e riconosceva quale, diciamo, di questi cubi era posizionato in quel momento sopra la superficie, che poteva essercene anche più di uno. E ovviamente, diciamo che venivano usati come dei fossero dei comandi. Questo era un progetto di regia, diciamo, regia interattiva, appunto, in cui era possibile andare avanti e indietro nel film di Hitchcock, oppure andare in sequenze specifiche, ad esempio, qualcosa del genere. E questo qua si riesce a fare in maniera, diciamo, abbastanza semplice attraverso l'utilizzo appunto di questa libreria che permette in maniera intuitiva e molto ben fatta il riconoscimento di questi marker. Adesso vediamo un altro esempio di un altro paio di studentesse, che sono queste, che hanno creato questa installazione sempre basata su questi marker.
Allora, in questo caso loro hanno, come vedete, posto questi marker sopra, diciamo, queste magliette, sopra il loro corpo, per creare appunto questa sorta di performance musicale, sonora e di ballo. Quindi il sistema riconosceva i marker, a seconda di quello che riconosceva, riproduceva una determinata traccia audio o un sample audio, appunto. Quindi questo è un altro modo per utilizzare, diciamo, i marker, che è effettivamente molto creativo. Il modo più classico è quello che avete visto, però appunto ce ne sono molti altri. Vediamo se trovo anche... Forse non l'ho caricato, però un'altra alternativa per utilizzare questa tecnologia è molto bella. Devo vedere se la trovo. Se trovo il... Non avendolo ancora caricato... Diventa un po' impegnativo capire quale sia. Ah, no, aspettate, dunque. No. Forse questa. In questo caso, in realtà volevo far vedere una cosa diversa, comunque in questo caso appunto era il marker posizionato sotto la foto che faceva partire un contributo video. Però ci sono altri esempi in cui praticamente questi marker sono stampati sulle pagine di un libro, telecamera posta in alto, e diciamo il libro ovviamente deve essere fisso, non posso portarmelo in giro altrimenti non è più a favore di camera, sfogliando le pagine... Quando la telecamera, diciamo, inquadra il marker su una specifica pagina, può appunto aumentare l'esperienza riproducendo un audio, riproducendo un video corrispondente a quello specifico punto del libro. E quindi, insomma, è interessante. Io l'avevo personalmente visto in un'installazione dal vivo vicino alle mie parti, io sono di Modena. E vi è un museo, diciamo, in un ex campo di concentramento vicino a Modena, dove praticamente veniva utilizzato per dare appunto dei contributi aggiuntivi ed era stampato dietro una cartolina. In questa cartolina c'era visualizzato ad esempio un volto di una persona, dietro la cartolina c'era scritto brevemente chi fosse, e poi c'era questo marker. Mettendolo dentro, diciamo, in una sede specifica, che era una piccola fessura in cui veniva posizionato la cartolina, partiva il contributo video della persona che raccontava la sua storia, ovviamente i sopravvissuti, raccontava la sua storia. E quindi, insomma, ha vari utilizzi. Allora, vediamo altre cose. Il colore dei marker, diciamo, non è fondamentale, devono essere ben contrastati, per cui ovviamente non potete fare grigio scuro su nero, perché magari si vede poco, però potete fare delle prove. Alcuni, ad esempio, li hanno fatti colorati. Quindi invece che nero su bianco, colore su altro colore, quindi non so, giallo e rosso, verde, blu, eccetera.
e quindi si vedevano abbastanza bene. Allora, stavo cercando qualcosa. Allora, questo è fatto con un hardware esterno che non è la telecamera. Allora, questo progetto è stato fatto con, non con Arduino in specifico, ma con un altro dispositivo. Non è il Makey Makey, ma è un altro dispositivo ancora di cui non mi ricordo esattamente il nome, ma posso andarlo a recuperare appunto, se qualcuno è interessato, che si occupa fondamentalmente di vedere i contatti. Ora il Makey Makey, ma... Adesso in questo momento non mi ricordo. Comunque esistono dei dispositivi alternativi ad Arduino, era questo il dispositivo appunto. Vediamo se si vede meglio in un... Qua. Alternativi, è un dispositivo alternativo ad Arduino che, dati dei contatti, in questo caso loro avevano utilizzato una vernice conduttiva nera apposita, per cui quando i bimbi toccavano la vernice nera creavano, diciamo, una resistenza con il loro corpo che veniva percepita dalla scheda e riproduceva un file audio corrispondente. Quindi praticamente diventavano appunto come se fossero dei pad multimediali. E questo ovviamente è una figata perché ci permette con una scheda fondamentalmente di fare un'installazione. E questa cosa può essere fatta oltre che con la vernice conduttiva, che vi ricordo è una cosa specifica, le vernici di solitamente non sono conduttive, ma ci serve proprio una vernice apposita, ma anche con altri materiali o addirittura con del cibo. Vediamo se trovo un'altra invece fatta con Arduino. Forse non c'è. Forse non c'è e ovviamente adesso andarla a ritrovare sarebbe alquanto difficile. Comunque era fondamentalmente fatta con frutta e verdura, quindi c'era delle mele, delle banane, delle carote, toccando il frutto in maniera paragonabile a quella che vedete qua, si attivavano praticamente dei contributi audio. Allora, è ancora attuale? Dipende, secondo me, il fatto di fare interazioni in questo modo è attuale, dipende da come le utilizzate. Ovviamente, se, con tutti i cavi in vista in questo modo, no. Se lo collega è fatto con la vernice, forse, diciamo, dipende. In questo caso era un progetto in cui i bimbi disegnavano qualcosa e dopodiché lo andavano a sonorizzare, quindi era un progetto, nel progetto ci stava assolutamente questo tipo di interazione. In un'installazione interattiva, diciamo, a tutto tondo, ovviamente è come se fosse un pulsante questo, quindi secondo me perde molto
di verve, insomma, di efficacia. Se però, ad esempio, voi riuscite a creare, a far sì che un determinato oggetto si percepisca quando qualcuno lo prende in mano, allora voi potete creare un set in cui ci sono vari oggetti che ovviamente devono avere un collegamento, non oggetti presi a caso, ma oggetti che abbiano una loro veste all'interno del significato, del concept, dell'installazione, in modo tale da, appunto, non so, aumentare, raccontare una storia di quell'oggetto. Ah, touchboard, esatto. Molto probabilmente era la touchboard. E, quindi sì, probabilmente, secondo me, questo tipo di tecnologia è ancora attualizzata, dipende dal contesto che ne volete fare. Ma tutte le tecnologie, secondo me, usate solo come tecnologia, lasciano un po' il tempo che trovano. Dovete sempre, immergerla all'interno di un'idea fatta in un certo modo e che comunichi qualcosa, perché quello che fa differenza è come voi comunicate. E l'interazione serve per modificare un po' il paradigma della comunicazione, che non è più a senso unico, ma appunto diventa a doppio senso. Dunque, ad esempio, ecco, questo è un esempio di quello che stavo appena dicendo. Riattivo l'audio. Allora, per chi non avesse sentito, praticamente in questa installazione si vedeva il ragazzo che andava a toccare degli strumenti fittizi sul tavolo e questi producevano, erano collegati con dei sensori e riproducevano la musica attraverso delle casse appoggiate su una sedia. Lui l'aveva chiamata l'orchestra virtuale. E praticamente c'era un invito da parte degli spettatori di toccare anche contemporaneamente, anzi, se lo facevano contemporaneamente, quindi più strumenti venivano contemporaneamente, attivati, si formava qua in fondo, come potete vedere, ci siete messi a caso, ma in realtà erano, se tutti e tre, venivano attivati contemporaneamente, si formava poi una frase leggibile, appunto. Quindi, ad esempio, in questo caso veniva utilizzata una tecnologia simile. Qua c'era proprio Arduino, credo il ragazzo avesse utilizzato, anche perché qua c'erano sensori differenti, tipo qua un sensore di pressione, mentre sulla tromba un sensore, forse un microfono o un sensore di... Ma... E qua invece un sensore di campo magnetico, quindi vedeva che la corda appunto iniziava a muoversi. E quindi questa, secondo me, ad esempio, è ancora molto attuale come tipologia di installazione. Ed è soprattutto, almeno personalmente a me piace molto questa installazione qua, in cui c'è una trasposizione tra quello che è, uno strumento fittizio e quello che invece è un'orchestra in cui non c'è lo strumento, ma vedete che c'è una cassa che appunto simboleggia lo strumento. Adesso vediamo questa invece, no, non volevo fare così, non volevo aprirla.
Well, Dubha. Grand plié. Rond de jambe. Relevé. In questo caso c'è praticamente a livello di lettura dei dati è molto simile alla prima che abbiamo visto, quella degli strumenti musicali, solo che veniva utilizzata per far compiere, diciamo, alla ballerina uno specifico passo di danza. Alcune non mi ricordo cosa sono, per cui qua secondo me questa legata. Questo stoppiamo un attimo, altrimenti. Questo praticamente è un sistema particellare che viene perturbato dalla silhouette dello spettatore che vi è davanti. Praticamente i puntini vengono attratti verso, cioè lontano, scusate, dalla silhouette. E ovviamente in questo caso magari le riprese non hanno dato particolare evidenza, comunque non sono riuscito a spiegare troppo bene, però appunto è quello che accadeva. E questo è un'installazione invece audio. E audio e video nel senso che il video è utilizzato per rilevare la posizione della persona all'interno della scena, mentre a seconda della posizione viene riprodotto un determinato audio all'interno delle cuffie che la persona indossa. Thank you.
Quindi, appunto, interazione non solo video ma anche audio. Anzi, qua ce n'è un'altra. In questo caso è un audio 3D in cui la posizione della persona è utilizzata fondamentalmente per andare a modificare l'esperienza. Ovviamente non si può in questo caso, come dire, vedere, capire da un video questo tipo di installazione, perché bisognerebbe ascoltarla, perché qua c'è un audio tridimensionale che viene riprodotto da quelle quattro casse che sono disposte sui perimetri di un rettangolo virtuale. La persona, camminando all'interno della scena, rilevato dal software, in realtà ha un'esperienza audio che dipende dalla posizione in cui si trova, cioè quindi l'esperienza 3D di avvolgimento viene modificata in tempo reale in funzione della sua posizione. Questo è fatto attraverso un software in realtà specifico che si chiama, adesso mi sfugge il nome, però insomma è famosissimo, adesso è un lapsus. Con cui è facile appunto collegarsi comunque, perché vedremo che poi processing è facilmente collegabile con altri software attraverso delle librerie standard. Adesso in realtà... No, quello che avete visto era Pure Data, che era il software che spiegavo fino a 5-6 anni fa. Adesso dopo vedremo anche perché sono passato a utilizzare processing rispetto magari anche a altre alternative di programmazione visuale. Va bene. Allora, altri video ce li ho, ma non sono qua, cioè non sono online ancora. Forse questo è quello di cui vi parlavo prima, della frutta. Ah, esatto. Esatto, era questo qua il video appunto che vi dicevo prima sull'utilizzo appunto della, in quel caso non era né Makey Makey nella piattaforma, la scheda touchboard, ma era in realtà direttamente Arduino. Questo ragazzo aveva realizzato questa scatola che tra l'altro aveva anche delle funzionalità aggiuntive, e che è quella che appunto vedevate, che cambiava ottava o cambiava o scala appunto. Ed era interessante perché, tra l'altro, lui aveva trovato il metodo che solitamente in queste schede alternative invece non c'è, di non avere il secondo contatto. Cioè, cosa voglio dire? Makey Makey
e credo anche la touch board, ha bisogno di chiudere il contatto. Quindi io tocco qualcosa, ma poi devo fisicamente avere in mano la massa, che solitamente magari è un punto del tavolo che io gli dico tieni la mano su questo punto del tavolo e poi dopo che okay, interagisci con gli oggetti e a quel punto tu con il tuo corpo chiudi il circuito. Invece in questo caso appunto non c'era questo, cioè era riuscito a vincere questo limite, quindi insomma, assolutamente bravo. Vediamo altre cose. Ah, questo è un altro utilizzo dei marker Reactivision. Un po' lunga. Allora, cosa che abbiamo appena visto? Praticamente loro hanno registrato ovviamente i suoni reali, poi dopo hanno costruito questo mini skate park e la posizione del marker, che ovviamente adesso per motivi tecnici era molto grande, ma doveva essere solo disegnato sulla tavola, permetteva di verificare dove fosse posizionata la mini tavola da skateboard e poi riprodurre il suono corrispondente come se appunto questa mini skate effettivamente creasse quei suoni sopra le varie parti del mini skate park su cui loro lo stavano facendo andare. Quindi una specie appunto di, chiamiamolo, realtà audio aumentata. Ah, questa è un'altra cosa carina. Questo secondo me c'era anche su YouTube, però io non l'ho trovato. Poi posso anche parlare sopra, tanto non c'è un audio descrittivo, è solo una colonna sonora. Qui praticamente questa ragazza ha realizzato questa installazione che usa due cose differenti. Da una parte quei marker che vedete che vengono utilizzati per aggiungere delle funzionalità. Questo è sempre Pure Data, che è il software che vi facevo precedentemente. E in più, però, attraverso la farina, lei ha creato una specie di lavagna virtuale. Quindi tu disegni sulla farina e questo viene riproposto sullo schermo.
vedete, fa vedere anche sotto cosa si vede, cioè i marker posizionati sotto quei quadrati di selezione. Ovviamente è un'installazione molto semplice, però diciamo che la cosa secondo me interessante è quello di mettere in relazione qualcosa di fisico con un qualcosa appunto di multimediale e non scontato appunto com'è questo tipo di interazione qua. Che non ce la vediamo tutta, altrimenti diventa lunghissima. Adesso ce ne sono altre, magari alcune le vediamo durante il corso. Vi invito comunque in realtà a visualizzare anche quelle che ci sono sul canale YouTube, perché molte sono interessanti anche solamente come spunto per capire anche i lavori realizzabili. Ora invece volevo farvi vedere alcuni esempi, diciamo, chiamiamo professionali ovviamente. Le cose più interessanti, a mio avviso, sono quelle che fanno, diciamo, un buon connubio tra quello che è la fisicità, quindi un oggetto fisico, un qualcosa di fisico, e ovviamente una risposta che può essere solamente rilevata attraverso una telecamera oppure un microfono. Quindi, mi piacciono molto queste qua, anche se sono un po' datate. Questo si chiama Peg Mirror, di Daniel Rosin. Non c'è audio, quindi vi parlo sopra. Qua ci sono praticamente in questa installazione questi piccoli cerchietti di legno, mi sembra che siano, che vengono ruotati, hanno viene cambiata leggermente la loro inclinazione in funzione di che cosa? Dell'immagine catturata da una piccola telecamera nascosta al centro del rosone. Quindi la telecamera rileva la persona davanti e diciamo crea un'immagine binaria attraverso questo, chiamiamolo visualizzatore, che però in realtà non è uno schermo, ma è proprio un dispositivo fisico. Dunque, sempre di questo ce n'è un altro, forse più esplicativo, vediamo. O forse banalmente che si vede meglio.
cosa carina qua ovviamente è che non vi è una corrispondenza uno a uno, cioè non è un'immagine come se fosse uno schermo, quindi questo dà un po', secondo me, quella magia a un'installazione di questo tipo, perché ovviamente ha una sua estetica, che è solo sua ovviamente, essendo un oggetto creato ad hoc. Vedete, la telecamera è qua al centro, c'è un piccolo forellino, e orientando in maniera differente questi specchietti, ovviamente loro, c'è una luce, scusate, non ho specificato questo, messa con una certa inclinazione su questo disco, e ovviamente inclinando in maniera differente questi dischetti, riflettono più o meno luce, creando dei chiaroscuri che vanno a creare l'immagine che viene vista dalla telecamera. Allora, questo è molto, anche questo non ha l'audio, però. Qua come vedete ci sono questi, sono come dei, gli otturatori degli obiettivi. Loro però ne hanno montati, diciamo, tantissimi su una parete, disposti in questo modo. Anche in questo caso viene rilevata la silhouette della persona e a seconda, diciamo, del programma che loro scelgono di attuare, vedete, vengono aperti e chiusi gli otturatori in funzione di quanto le persone stanno davanti a una certa, davanti a quegli specifici otturatori, appunto. Quindi anche in questo caso loro hanno usato il singolo otturatore come se fosse un pixel. Qua il grande lavoro ovviamente è un lavoro fisico, di tipo fisico, cioè la creazione di questo strumento e la creazione di questa parete fatta in questo modo. Tra l'altro anche un lavoro ovviamente di un certo costo, oltre che di una certa complessità, perché comunque devi creare tu una cosa di questo tipo, non credo che sia una cosa, anzi, non è una cosa che vai a comprare. Però sicuramente molto, molto bella. Tra l'altro qua c'è anche un link, che poi vi condividerò questi link qua, dove appunto spiegano un po' meglio che cosa hanno fatto, come catturano il video. Vedete, qua c'è anche appunto un po' di dietro le quinte del dispositivo, del singolo dispositivo. Ah, anche questo è molto bello, mi piace molto. Allora, i concetti sono molto similari a questi che sto facendo vedere adesso.
Ok, qua praticamente, come vedete, veniva sempre rilevata la silhouette della persona, come avete visto, però la differenza è che qua venivano chiusi e aperti questi sacchetti. Anche questi sacchetti simulavano dei pixel. E, ovviamente anche in questo caso la grande, diciamo, contributo è l'oggetto fisico in sé, che è questo muro di sacchetti. Dietro ogni sacchetto c'era una ventola da PC, mi sembra di ricordare, che veniva fatta girare o in un verso o nell'altro per andare a riempire di aria oppure svuotare di aria il corrispondente sacchetto, appunto. Dunque, ce n'era un'altra che però non vedo. Adesso devo cercare un attimo. Allora, però farei un'altra pausa di 10 minuti, dopodiché, allora io oggi pensavo di continuare fino all'una. Almeno in generale io di solito continuo fino all'una, poi faccio pausa dall'una alle due e riprendo verso le due. Oggi in realtà, perché comunque volevo capire anche da voi il tipo di sovrapposizioni che avete, perché in realtà questo corso per quelli del terzo anno non dovrebbe avere sovrapposizioni. Ditemi così se mi sbaglio. Per quelli invece di anni inferiore al terzo, non lo so, perché il calendario è stato fatto secondo me in questo caso. Ma l'orario dei corsi di cui ho parlato della sovrapposizione del terzo anno sono ufficiali da Brera proprio? Sul calendario di Brera? Ok, va bene, alcuni hanno sovrapposizione, altri no. Comunque, oggi, fondamentalmente io oggi pomeriggio pensavo di non fare lezione, anche perché appunto essendo il primo giorno non volevo distruggervi completamente, e, per cui volevo fermarmi all'ora di pranzo, per cui finiamo di vedere alcuni esempi e eventualmente di vedere alcune cose ok, va bene, allora adesso ci sono alcune sovrapposizioni, quindi vabbè, purtroppo avendo tanti piani di studio differenti ovviamente non si riesce ad avere probabilmente un orario unico senza sovrapposizioni, che sarebbe ovviamente la cosa migliore. No, allora il file con l'installazione l'ho ancora condiviso perché in realtà l'ho abbozzato ieri sera e quindi tutto un po' grezzo. Adesso lo metto a posto, poi dopo ve lo condivido. Questi sono esempi che ho trovato online oppure magari che conoscevo, quindi è una raccolta appunto di installazioni che fondamentalmente ve la passo come spunto, quindi come sia ispirazione sia per capire effettivamente che cos'è un'installazione multimediale, se alcuni hanno interattiva, se alcuni hanno diciamo dubbi al riguardo e dove ci si può spingere poi fondamentalmente.
Ok, allora scusate, adesso facciamo 10 minuti di pausa, quindi riprendiamo a mezzogiorno un quarto e poi finiamo la mattina. Anche perché appunto oggi non faremo laboratorio perché è troppo presto. Quello che vi anticipo, anzi ve lo anticipo dopo, adesso facciamo pausa e poi dopo ci rivediamo a mezzogiorno. Io lascio attaccato, chiudo solo il microfono.
lezioni, forse qua, orario delle lezioni, l'ho trovato, mamma mia, comunque trovare dei link sul sito, hanno cambiato il sito, ma è rimasto con una certa difficoltà nella consultazione. Allora, secondo semestre, lo scarico anche, ok. Allora, dunque, il prossimo appuntamento mercoledì prossimo, stesso orario, sì, quindi rimaniamo con l'orario comunque ufficiale di Brera. Oggi appunto, pomeriggio, magari ci fermiamo anche perché così raccolgo un attimo le idee per capire come organizzarmi. E, allora, io le registrazioni, oggi appunto sta ancora registrando, per cui... Se tutto va bene, io ve la metto online sempre sul canale YouTube, quello che vi dicevo prima. E quando useremo l'altra piattaforma, non conoscendola, non vi posso dire se ci sarà la registrazione delle lezioni. Ovviamente se c'è, io l'attivo, perché comunque così vi rimangono e ve le potete riguardare. E, è ovvio che la parte di laboratorio non credo che la registreremo, perché fondamentalmente saranno degli incontri... cioè prevalentemente one to one, poi magari facciamo degli esercizi in classe e quelli li registro. E cioè, quindi le cose ovviamente fatte per tutti le registro, però invece le sessioni che magari posso avere per installare un software, perché magari avete dei problemi di installazione, oppure per parlare del progetto, è ovvio che quelli non ci saranno, per cui in quel caso diventa un po' più difficile fare una differita. Allora, stesso orario su Zoom o su piattaforma di Brera. Allora, ve lo comunico con una mail o sul canale Telegram, che vi ricordo che è appunto questo qua. Quindi chi non ha installato Telegram, per favore lo installi, che così le comunicazioni ve le do lì. t.me/sistemi interattivi. E qua arrivate a un canale di Telegram dove vi do appunto magari questa notizia qua. Poi vi mando anche comunque una mail. E ve lo faccio sapere, nel senso che se lo attivano e in tempo per la settimana prossima, perché adesso io sono riuscito a collegarmi qua a Classroom, però non vedo, come dicevo prima, il corso, per cui non so ancora se usare questo o usare qualcos'altro. Adesso sto aspettando istruzioni, ma secondo me sono loro che dovranno creare il corso. Boh. Allora, per le sovrapposizioni purtroppo io non posso farci poco, se non appunto condividere questa registrazione. Con che account accedere? Allora, io lo vedo, il corso devo crearlo io, adesso sento in segreteria fondamentalmente, qui, visto che l'ho vista stamattina la mail, ieri sera la mail che mi davano le credenziali, per cui mi devo informare prima di fare alcune cose. Io per non fare 10 volte aspetto istruzioni. E io le credenziali le ho trovate aprendo, diciamo, la piattaforma di Brera con cui io vedo voi studenti iscritti. C'era proprio la pagina con scritto ecco le credenziali per accedere a G Suite. Per cui se accedete, fate il login su Brera, immagino anche per voi sia simile. Poi solo per i docenti. Boh. Esatto, infatti mi dicevano... Alcuni dicono così.
A me me le hanno date ieri sera, quindi non so, ieri sera tra l'altro appunto alle 8:30, per cui magari per tutti gli studenti lo stanno ancora facendo e bisogna aspettare un attimo. Per cui se non c'è una novità, in realtà continuiamo qua su Zoom, che mi sembra che funzioni abbastanza bene. Se riesco ad andare sull'altro, invece, ve lo dico e vi mando il link di Google Suite. Ok? E per le sovrapposizioni vediamo. Però fondamentalmente è più o meno sempre, sarà più o meno sempre così. Quindi alla mattina, magari siamo un po' più freschi, facciamo la teoria, che in realtà non è che stiamo facciamo insomma degli algoritmi, cioè delle cose particolarmente complicate, però vediamo la parte, diciamo, teorica, che poi dopo andiamo ad applicare in maniera più concreta, fondamentalmente al pomeriggio, in cui però facciamo anche poi, lavoriamo sul progetto. Ovviamente nelle prime lezioni saranno più che altro esercizi, quindi perché finché non avete idea di cosa fare, non avete anche le capacità per iniziare un po' a lavorarci sopra, i progetti saranno, insomma, si posticipano di 2 o 3 settimane inizia il progetto. Bene, e ok, allora finiamo un attimo, continuiamo un attimo quello che volevamo, cioè vi faccio vedere qualche altra installazione. Ce n'era una molto bella che però non mi ricordo più. Vedete, devo mettere un po' di... Ma questa in realtà non è quella che volevo, però è un'altra di quelle che volevo farvi vedere. Un'installazione di interazione con una parete, che non è ovviamente la parete interattiva, però è quello che viene proiettato, dipende dai movimenti degli spettatori che si trovano davanti. Anche in questo caso l'audio è solo di ambientazione. Alcune di queste cose sono molto semplici, come ad esempio questa cosa qua di queste bolle vicino, diciamo, alla testa delle persone. È una cosa assolutamente, diciamo, alla portata del progetto d'esame. Prof, non si vede. Come? Non si vede? Non si vede, no. Ah, scusate, non ho condiviso lo schermo. Non ho condiviso lo schermo, per cui share, ripartiamo. Adesso si vede? Sì, adesso si vede. Ok, scusate. Dicevo, questo che vedete adesso, che sono questi cerchiolini, queste bolle vicino alla testa degli spettatori, è assolutamente appunto una cosa assolutamente perseguibile con gli strumenti che vedremo durante il corso. E in realtà anche questo. Cioè, la cosa più complicata qua, cioè più complicata, la cosa più strana che io faccio più fatica a descrivervi è come fare la grafica, perché ovviamente non fa parte di questo corso. Però vedremo anche come, partendo da esempi trovati soprattutto su un sito di riferimento che si chiama Open Processing, diciamo andare a utilizzare una grafica di un esempio già esistente, andando a collegare l'interattività. Diciamo che qua l'audio potrei in realtà anche abbassarlo, crea solo fastidio. Comunque vedete, qua sono molto simili tra di loro questi, cambiano le grafiche,
ma il concetto è quello di rilevare la posizione della persona e andare ovviamente a modificare o a, diciamo, colorare nelle sue vicinanze. Adesso questo dura un po', quindi magari vado un po' avanti. Questo è un particellare invece. Esatto, che viene modificato all'apparire di una persona davanti. Ok, vediamo se trovo invece quella che volevo farvi vedere. Questa mi sembra. Che non si caricherà. Allora, qua è un'installazione in realtà gigantesca, questa dentro un museo a Londra, mi sembra. E, praticamente qua, per realizzare questo ovviamente serve una marea di soldi, ma questo non interessa perché è l'idea che conta, come vi dicevo. Poi dopo dovete trovare lo sponsor per farla, diciamo, finanziare. E la cosa, diciamo, assolutamente affascinante di questa installazione è che voi entrate e c'è questo pavimento di metallo, come le grate sopra, diciamo, i garage sotterranei. Voi camminate, viene l'acqua a pioggia dall'alto, però viene disattivata in tempo reale il getto d'acqua nella posizione in cui vi trovate voi, al contrario della nuvola di Fantozzi, insomma. Quindi voi fondamentalmente non vi bagnate, anche se apparentemente da questa immagine sembra che il ragazzo stia prendendo, insomma, un cattino d'acqua addosso, però invece il sistema rileva la presenza, rileva la posizione della persona e va a disattivare il getto d'acqua nel punto in cui lui si trova. In un film? Oh, non lo so. Comunque, ovviamente, questa è una di quelle che appunto necessita di cose assolutamente specifiche e anche di un certo livello. Non è che bastano quattro ventole di un computer e dei sacchettini, che magari potrebbe, in questo caso, serve, insomma, un certo impianto idraulico. Tra l'altro anche per drenare l'acqua che poi viene buttata giù, perché, cioè, deve andare da qualche parte. Beh, interessante. Allora, che sei in un film, To the Bone, su Netflix, ancora più interessante. Comunque, fisicamente, non so se è ancora attiva, lo era qualche anno fa in un museo di Londra. Poi adesso invece vi faccio vedere un'installazione che non è prettamente interattiva, cioè non è interattiva nel senso che non rileva le presenze di persone,
Quindi non è interattiva con gli spettatori, ma è interattiva con quello che è internet. Adesso la vediamo, poi dopo ve la spiego meglio. Qua alzo il volume perché invece è più interessante da sentire. I am. I am. I'm fine. I am. I'm off. I am 18M. I am. I'm nice. I'm 26. I am hot. I am 14. I am operating apes. I am freezing. I'm tired. I am 13. I am going. I'm from Finlandia. I am. I am here. I am hot girl. I am doing fine. I am fully awake, sir. I'm in Pennsylvania. I'm comfortable with my assertions. I'm an East Sider. I'm the white lighter. I am Stumpy. I am an artist. I am a professional killer deer. I'm bored. I am not repeating. I am a student here. I'm still used to Windows. I am from Argentina. I am proud of not being British. I'm worried about that, lucky. I'm in Eastern Canada, grumpy. I'm in Victoria right now. I am Israeli, born. I am from 1980. I'm not really. I am a Colombian boy. I am good, thanks. I am just a security guard. I am not so good with English. I am from Romania. I am stuck in Oklahoma. I'm addicted to Advil. Allora, questo a me piace moltissimo, anche se in realtà ha una sua, diciamo, semplicità interattiva. Come funziona? Questo gruppo ha, intanto tra l'altro è vecchissima questa, perché come vedete è del 2001. È stata presentata ad Ars Electronica nel 2002-2003, mi sembra. È un'installazione che ovviamente, anche in questo caso, da un punto di vista diciamo costruttivo, è molto impegnativa, perché questi hanno realizzato questi mini display montati a parete, ce ne sono un centinaio se non più, e la parte, diciamo, tecnica è che loro prendono queste frasi, che in questo caso partivano tutte con I am, dalle chat. Loro hanno, diciamo, monitorano in tempo reale, in quel caso dei forum erano, e tutta una serie di forum in giro per il mondo. E praticamente il software in automatico selezionava le frasi che iniziavano con questa desinenza qua, e creavano in tempo reale questa installazione, con ovviamente anche delle regole estetiche, quindi dove proiettare, quante frasi proiettare, e ovviamente c'era anche questo sintetizzatore vocale. E tutto effettivamente molto,
molto carino, insomma, anche da insomma, questa musica di sottofondo, eccetera, eccetera. Quindi in questo caso l'interattività era non più dello spettatore, ma un'interazione indiretta con il mondo, chiamiamolo in questo caso, perché ovviamente si poteva collegare a chat che potevano ovviamente essere modificati in tempo reale anche. E poi non so se lui lavorasse in tempo reale, avesse precedentemente scaricato i dialoghi, eccetera. Diciamo che in Processing esistono dei plugin per collegarsi, ad esempio, a... come si chiama? Oddio, ho un lapsus, scusate, non Facebook, quella Twitter, ecco. Per collegarsi a Twitter in tempo reale, illegale, tu se tu scrivi su un forum pubblico è come se scrivi sul muro di una parete. Quindi non è legale leggere quello che c'è scritto sul muro di una parete. No, non da chat private ovviamente, da cose pubbliche. Chiaramente tutte queste cose erano prese da cose pubbliche, altrimenti, anche perché altrimenti le chat private le devi in qualche modo hackerare per riuscire a leggerle. No, però dicevo, in Processing esiste proprio una libreria che si collega a Twitter, quindi a dei canali Twitter, e permette di scaricare i feed di questi canali. E poi dopo voi li potete in qualche modo analizzare e teoricamente poter fare qualcosa di similare da un punto di vista software, ovviamente. Poi da un punto di vista hardware è un'altra cosa. Però, ad esempio, tutto questo si potrebbe virtualizzare con un proiettore che proietta su una parete e quindi che scrive queste piccole frasi in posizioni differenti dello schermo. E quindi in questo caso riprodurre fondamentalmente questa installazione in maniera molto, molto vicina a quello che è la resa, diciamo, che avete appena visto. Quindi questo è un altro metodo per, secondo me, introdurre l'interazione all'interno di un'installazione, anche se ovviamente non è un'interazione diretta, è un'interazione differente. Quindi qua diciamo che va un po' sul concettuale anche forse. Però da un punto di vista tecnico è molto interessante perché permette di catturare in tempo reale, ovviamente diventa interessante se lo fate in tempo reale, quindi catturare questi dati che viaggiano su internet per poi dopo andarli a rappresentare con una vostra estetica in un qualche modo. Una cosa non che va in questa direzione, ma che comunque ha a che fare con il web, no, non è qua, ma è qua, in un'installazione che vi faccio vedere, che mi sono dimenticato prima. Questa è una tesi fatta ormai anni fa. Vediamo se la trovo. Qua. Queste però sono le riprese. Vediamo se ce l'ho sul canale YouTube. Mi pare di sì. Playlist tesi, no, non è questo, ma era questo qua. Passo un po' il volume che intanto ve la spiego un pochino sotto. Allora, in questo caso qua c'è stata una collaborazione con l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, con ingegneria in particolare, che in quel periodo, si parla del 2015 se non sbaglio, stava collaborando con un'azienda per realizzare questo pavimento interattivo, quindi un pavimento in ceramica che sotto aveva una sensoristica per rilevare dove si stava calpestando in quel momento. In realtà devo dire che funzionava così, quindi è stato fatto più per sperimentare la tecnologia che per una questione di risultato, perché in realtà con la Kinect si riuscirebbe ad avere un risultato secondo me migliore addirittura, anche se ovviamente da posizionare la Kinect.
La cosa molto bella che ha fatto questo studente è quello di andare a integrare, e l'idea che gli è venuta, di integrare questa tecnologia con Google Street View, quindi con le immagini prese dalle Google Car in giro per il mondo, per andare a creare una specie di cammino virtuale all'interno di percorsi però reali ripresi da queste Google Car. Quindi tu camminando, cioè, nell'idea reale ovviamente ci volevano molto più proiettori, doveva essere molto più avvolgente, quindi tu selezionavi un percorso, aspetta che abbasso ancora un po', selezionavi un percorso qua da A a B e lui si scaricava in tempo reale le mappe di quel percorso e poi camminando lungo il pavimento tu praticamente andavi avanti e indietro lungo il percorso che avevi scaricato in una sorta di hyperloop, credo che si chiami, e era tutto fatto appunto in tempo reale, quindi assolutamente molto interessante. E quindi, se diciamo, questo è stato un lavoro di tesi, per cui un po' più, molto più impegnativo da un punto di vista di programmazione, perché in questo caso era stato appunto fatto tutto un lavoro per scaricare appunto le immagini, poterle visualizzare così, e però assolutamente interessante. Tra l'altro, secondo me, Google Street View ha ancora qualcosa da dare da un punto di vista di installazione, da un punto di vista installativo. Allora, alcune magari le vorrei rivedere dopo, perché volevo iniziare a vedere anche un attimo processing. Per cui alcune magari le rivediamo magari insieme anche la prossima volta. Adesso ritorno un attimo sulle slide, quindi. All'inizio delle slide vi trovate il sito del corso e la mia mail. Sul sito del corso, oltre alla mia mail, trovate anche il mio recapito telefonico. E poi magari aggiungerò magari in maniera più visibile anche il canale Telegram per le comunicazioni più dirette. Allora, abbiamo visto un po' di installazioni interattive. In generale, un'opera, un'installazione interattiva, se uno, diciamo, vuole lavorare con installazioni interattive, vuole creare installazioni interattive, non può prescindere dalla conoscenza tecnica, dalla conoscenza delle tecnologie informatiche. Ed è per il motivo per cui si tiene questo corso. Noi in questo corso faremo un excursus di alcune tecnologie, ovviamente non di tutte, perché è impossibile in un corso racchiudere tutte le tecnologie possibili, anche perché continuano costantemente a uscire, si aggiornano, le cose magari di qualche anno fa adesso sono vecchie. È un mondo in cui bisogna ovviamente tenersi costantemente aggiornati, sia da un punto di vista software, ma anche da un punto di vista hardware. Ebbene, magari non per forza essere esperti di tutto, anzi, ma è bene conoscere le cose, sia per capire quali sono le potenzialità, sia per farsi ispirare eventualmente, quindi capire cosa c'è a disposizione e capire anche dove si può arrivare. Se io conosco il fatto che ci sono delle tecnologie che permettono di fare un certo compito, allora è ovvio che nel momento in cui penso un'idea so già magari, o comunque posso capire la sua realizzabilità, o posso capire la direzione che magari deve prendere. Noi con questo corso non diventeremo esperti di installazioni interattive, per cui dopo vi metterete, potrete andare a fare installazioni interattive per il mondo, anzi, se voi volete fare, se questo, diciamo, è quello che volete fare, dovete sicuramente lavorare molto per diventare dei professionisti, diventare degli esperti. Questo è un corso, diciamo, una finestra sul mondo delle installazioni interattive. Vedremo come creare
diciamo, delle installazioni interattive più o meno diciamo basiche, nel senso più o meno vostro livello, ovviamente, vedremo in realtà anche delle cose abbastanza avanzate, perché adesso ci sono degli strumenti che permettono di fare delle cose avanzate con poco sforzo. Però diciamo che la programmazione ovviamente la fa sempre da padrone, per cui se uno vuole diventare forte da un punto di vista di installazioni interattive deve imparare un po' la programmazione. Nulla toglie però che voi nel caso in cui appunto scegliate un po' questo mondo, anzi è bene creare un gruppo di lavoro, io sto parlando a livello professionale ovviamente, in cui ognuno è esperto di qualcosa, quindi ci sarà quello esperto di programmazione o più esperto magari, uno più esperto di video, più esperto di luci, di suoni, mettendo insieme tutte queste competenze ovviamente si vanno a creare delle installazioni multimediali, interattive, di spessore. Però come, diciamo, conoscenze è importante sapere e conoscere le tecnologie possibili che ci permettono di fondamentalmente di sapere cosa c'è a disposizione. Mi metto qua così mi vedete anche in faccia mentre guardate le slide. E quindi è fondamentale conoscere la tecnologia. Gli strumenti cambiano costantemente, ne se ne aggiungono di nuovi, come dicevo, ed è quindi fondamentale. E le modalità che noi vedremo sono quelle in cui i movimenti del corpo e i suoni sono interazioni principali, quelle che ci interessano di più, perché noi vogliamo che la tecnologia sia trasparente al fruitore, allo spettatore. Quindi voglio che lo spettatore non si accorga di avere a che fare con una macchina, ma fondamentalmente abbia un'esperienza più mistica, se passatemi la parola. E quindi bisogna cercare di nascondere il più possibile la tecnologia, finché non si arriverà ovviamente a creare effettivamente delle macchine pensanti che a quel punto magari potranno creare delle opere multimediali per i fatti loro. Questo tra l'altro è un altro settore che sta iniziando a prendere piede con l'intelligenza artificiale. E allora, prima di vedere, no, questo, magari la storia di processing la vediamo la prossima volta. Oggi invece voglio farvi spiegarvi del perché ho scelto processing come piattaforma. Adesso smetto di scrollare. Ecco. Allora, io inizialmente nel 2005 circa, quando ho iniziato questo corso, utilizzavo un software che si chiamava IceWeb. Era un software di programmazione visuale che esiste ancora, tra l'altro, che però è creato dall'Università di Genova, che è assolutamente bravissima, ma che non dà supporto e non rilascia il codice sorgente. Questo era un grave danno perché il software, essendo creato per loro da un punto di vista di ricerca, era molto buggato, quindi c'erano alcune cose belle, ma funzionava male, aveva altri problemi, non era mantenuto, per cui ho deciso dopo alcuni anni di passare a un altro software open source che si chiama Pure Data, che è quello che avete visto in alcuni video, quello sempre con i blocchettini, che assomiglia un po' a Max MSP o VVVV o 4V come viene chiamato, che sono altri due software di programmazione visuale. Pure Data l'ho abbandonato perché in realtà aveva dei limiti. Era open source, per cui si trovavano tanti esempi in rete, anche tutorial. In primis io preferisco un linguaggio open source, ovviamente perché siamo in un'accademia, per cui mi sembra, anche da un punto di vista etico e professionale, andare a spingere verso linguaggi che siano condivisibili. Sia perché l'open source, come dicevo, permette di avere un'integrazione di terze parti più rapida e indipendente dal canale principale di sviluppo, ovviamente.
E, quindi è per quello che avevo scelto PureData rispetto al suo diciamo fratello maggiore Max MSP, che è molto più professionale, ma che in realtà ha bisogno di una licenza, quindi comunque voi dovete o acquisire una licenza oppure usare i PC dell'Accademia. Non so se adesso addirittura gli lasciano delle licenze da mettere sul PC, comunque è licenziato come software. Quindi fondamentalmente voi anche da un punto di vista professionale, se lo vorreste usare, dovete comunque acquistarlo. Però a parte la questione economica, è proprio una questione proprio di concetto, nel senso che ovviamente un software open source permette di essere utilizzato da più persone e soprattutto dovrebbe garantire più a lungo la sua longevità, perché può essere, lo sviluppo può essere continuato anche da non dagli sviluppatori che l'hanno creato fondamentalmente. Però PureData è stato abbandonato per due motivi. Uno, perché era limitante da un punto di vista di programmazione. Allora, questi software visuali sono molto belli, nel senso che a primo impatto, per uno che non programma, sono più facili. In realtà, per utilizzarli bene, bisogna comunque lavorare tanto. Se lo stesso lavoro viene messo all'interno di un software come Processing, in realtà i risultati sono paragonabili, secondo me. Ma questo vi apre in realtà una gamma fondamentalmente di possibilità molto superiori, perché se imparate un po' la programmazione, poi la potete mutuare su vari linguaggi, perché i linguaggi di programmazione è vero cambiano, ma il concetto di base, la logica rimane similare. Ma poi soprattutto, se volete creare veramente un'installazione professionale, più, diciamo, aumentate la complessità della vostra installazione, più i linguaggi di programmazione visuale sono dei limiti, perché si complicano a dismisura, e per fare delle cose che in Processing magari ci vogliono poche righe di codice, lì ho bisogno di inserire magari centinaia di collegamenti che ovviamente rendono estremamente complicato ed estremamente, diciamo, poco leggibile quello che sto facendo. E questo è un motivo per cui sono passato poi a Processing. L'altro motivo era la gestione dei software, scusate, dei dispositivi esterni come Kinect, come Reactivision funzionava bene, però cose diciamo alternative, anche Arduino. E Processing esiste da molti anni in realtà, io ho fatto qualche installazione interattiva professionale in realtà molti anni fa e usavo Processing perché è comunque un software che ti permette di avere direttamente comunque un contesto di rendering sia 2D che 3D in maniera molto facile. Al tempo non esisteva comunque VVVV, ed è comunque molto versatile. È molto versatile e permette di fare tantissime cose, interfacciarsi con fondamentalmente quasi qualsiasi libreria. Quindi da un punto di vista di possibilità, effettivamente è molto potente. Per cui secondo me è il software ideale, è la piattaforma ideale da utilizzare. Io credo che, secondo me, molti corsi che si fanno qua in Accademia sarebbero da fare con Processing. La cosa adesso non è così, solamente in pochi lo utilizzano. Se fosse così, ovviamente, diventerebbe anche più semplice l'approccio, perché ovviamente se vi ritrovaste lo stesso, diciamo, la stessa piattaforma su più esami, ovviamente semplificherebbe molto e nel tempo vi darebbe anche maggiore facilità, diciamo, di approccio. E chissà, magari in un futuro potrà essere così, però adesso, per adesso non lo è. Comunque, io sono andato verso Processing per questi motivi. Processing è utilizzato anche da molti artisti, per cui è un software che io posso utilizzare proprio come software di programmazione, come piattaforma per lavorare anche,
proprio per le sue grandi potenzialità e flessibilità. E anche VVV in realtà è utilizzato. VVV è molto più forte forse sul 3D, perché permette di fare delle cose forse magari un pelo più avanzate, però vi ripeto, più aumentate la complessità di quello che fate, meno è facile utilizzare, secondo me, VVV rispetto a processing. Secondo me, personalmente, da un punto di vista professionale, processing è migliore come strumento. Questo ovviamente è un'opinione personale. E io lo faccio appunto per tutti questi motivi. Esistono sul sito ufficiale varie versioni di processing. Come vi ho detto anche prima, esiste la versione JavaScript, che è quella che fa il proprio belluscio. Esiste la versione Python. E poi esiste un ambiente per scrivere applicazioni Android. Noi faremo la versione ufficiale, quella in Java, per cui nasce Processing. Perché? Perché noi ci interfacciamo con sistemi fisici, quindi telecamere, microfoni, altri dispositivi come Arduino, eccetera, in cui l'integrabilità è maggiore e più garantita nella versione tradizionale. Ed è ha più librerie appunto di terze parti per interfacciarsi con dispositivi esterni. I due linguaggi comunque non sono estremamente differenti, nel senso che alcune applicazioni proprio di P5JS sono trasportabili assolutamente su processing tradizionale, anzi noi faremo riferimento a un sito che si chiama Open Processing, vi faccio vedere adesso, per alcuni esempi grafici, openprocessing.org, è un sito in cui fondamentalmente è possibile pubblicare il proprio sketch. E qua trovate tantissimi esempi. Qua se io scrivo ad esempio tree, trovo tante cose grafiche, perché è un sito che raccoglie soprattutto cose grafiche, ma è proprio per quello che noi lo utilizziamo. Ne apro magari una a caso, vediamo se siamo fortunati. Qua, oltre al codice, trovate già l'esecuzione. Adesso questa non fa niente, quindi è solo un disegno. Vediamo se ne troviamo un altro invece in cui c'è qualcosa da fare. Ok, qua cliccando i punti diversi dello schermo cambia, continua fondamentalmente a generarsi questo fruscello, diciamo. E, come lo utilizzeremo Open Processing? Solitamente io prendo la parte grafica e ci attacco la parte interattiva. Quindi o con la telecamera, o con l'audio, o con la Kinect, o con quello che è. Per cui, visto che appunto noi qua non facciamo la parte grafica, usiamo il sito Open Processing come output se vogliamo avere un effetto grafico. Adesso qua si scrive particella, ad esempio. Vediamo se c'è qualcosa che si muove con il mouse. Sì, tecnicamente questo qua si dovrebbe muovere, dovrebbe seguire il mouse, ma non mi sembra che lo faccia. Comunque avete capito, fondamentalmente, anzi vi invito, se siete interessati, a fare un giro. Ce ne sono veramente centinaia di migliaia, credo, di esempi qua sopra. Quindi è veramente assolutamente una ottima piattaforma per vedere cosa c'è con in processing da un punto di vista grafico. Le altre due, dicevo che c'è anche la parte Python, che però non facciamo, perché comunque la maggior parte degli esempi che trovate sono per processing tradizionale, quindi anche per questo viene fatta, faccio questa versione. Python in realtà secondo me c'è poca roba. Android lo si può utilizzare come output, quindi io creo un
applicazione e cioè un programma e creo l'applicazione Android corrispondente. Ovviamente, cioè ovviamente, vi anticipo che non potete utilizzare qualsiasi libreria. Cioè, non tutte le librerie funzionano sotto Android. Le librerie, intendo di terze parti, o comunque le, e soprattutto le connessioni con i dispositivi esterni, nel senso che comunque non è che potete collegare la Kinect al cellulare. Per cui potete fare alcune cose, creare delle applicazioni in maniera molto facile, perché voi create un'applicazione qualsiasi, poi cliccate sul pulsantino corrispondente, lui vi crea un file APK, che sono i file di installazione di Android, lo caricate sul telefono e avete un'applicazione Android creata con processing. Quindi estremamente semplice. E, detto questo, vi invito a, se non l'avete già fatto, scaricare intanto il software ed estrarlo. Allora, io oggi pomeriggio rimango comunque a disposizione se qualcuno vuole, ha dei problemi di installazione del software oppure ha delle domande, quindi diciamo un pomeriggio di ricevimento, volendo, mi contattate magari su... Voi mi contattate o mi mandate una mail, quindi rudimelli@avabrera.it. Io le mail le leggo, quindi non avete... Non esitate a mandarmi delle mail e a questo punto magari facciamo che potrei anche aprire... Ah no, scusate, vi posso dare il mio contatto Telegram, così usiamo lo stesso, la stessa piattaforma. Quindi mi potete contattare su Telegram. Ma dov'è? Scusate, sto facendo un po' del casino. Telegram ce l'ho qua. Telegram, impostazioni. Ah, il mio username dovrebbe essere rudimelli tutto attaccato, come la mail. No, perché mi ha aperto questo software? Quindi il mio account Telegram, se mi cercate, è rudimelli. Quindi potete anche scrivermi direttamente su Telegram. Quindi rimango a disposizione appunto per aiutarvi eventualmente ad installare il software, che in realtà non c'è niente da installare, come dicevo, è uno zip, lo scaricate, lo decomprimete, quindi estraete tutta la cartella al suo interno e a quel punto dentro ci dovrebbe essere l'icona del software da lanciare, dentro la prima cartella che si chiamerà Processing 3. Qualcosa. Oppure se avete delle domande sul corso o in generale sulla lezione. E, quindi, per adesso rimaniamo, che ci vediamo, altrimenti mercoledì prossimo rimaniamo sempre alle 9:30 su Zoom. Se invece passo sulla piattaforma ufficiale di Google, quella dell'Accademia, ve lo scrivo su Telegram e vi mando anche una mail. Quindi, dopodiché, mercoledì prossimo, magari potrei anche partire su entrambe, poi dopo dirvi di switchare da una all'altra. Comunque, se vi arrivano le credenziali o se vi sono già arrivate, iniziate magari a guardarci anche per gli altri corsi, che secondo me, comunque, nel giro di una settimana o due si passerà tutti su quella piattaforma, immagino. Se non ci sono altre domande, io mi interrompo qua e ci vediamo, o ci sentiamo singolarmente oggi pomeriggio, oppure ci vediamo mercoledì prossimo. Adesso faccio stop share, così mi vedete grosso. Eccomi. Qual è la differenza sostanziale? Allora, la differenza, mi chiedono chi è la differenza. Scusate che ho un paio di domande che non ho letto. Allora, la prima: VVV permette anche di creare, di programmare con codici. È vero, ma è più complesso, è più complicato ed è meno flessibile. Quindi fondamentalmente il limite è quello lì. Se tu cerchi una piattaforma professionale, secondo me è una piattaforma visuale, a meno che non cerchi una funzionalità specifica che c'è lì, quindi a quel punto però
lo usi per una cosa specifica, io credo che un approccio di programmazione visuale sia limitante, perché i cicli, che vuol dire ripetere la stessa cosa tante volte, fondamentalmente è vero, lo puoi fare con un pezzo di codice in VVV magari, però è molto più complicato, mentre da un punto di vista programmativo è fondamentalmente una linea di codice, creare un ciclo per ripetere la stessa identica operazione. E, per cui, secondo me, per chi vuole, diciamo, professionalizzarsi o comunque vuole acquisire maggiori competenze perché crede che sia una cosa che possa far parte del suo futuro, io suggerisco vivamente di spostarsi verso una piattaforma tipo processing, verso una, insomma, un ambiente di sviluppo tipo processing. Invece la seconda domanda è che differenza c'è rispetto a Belluscio tra P5JS e processing? Allora, P5JS è JavaScript, per cui funziona sul browser. E, il linguaggio è un po' differente perché appunto è JavaScript rispetto a Java. Alcune cose sono simili, quindi alcune parti del linguaggio sono simili, per cui proprio potete prendere proprio lo sketch fatto in JavaScript, copiarlo, incollarlo dentro processing e funziona. Altre volte invece dovete modificare perché magari in JavaScript esiste il tipo di funzione auto, credo, che non esiste in processing, per cui li dovete cambiare proprio dei pezzi. In generale sono similari, però appunto c'è questa grande differenza. Sì, allora, assolutamente, potete inviarmi per mail, mi chiedono se, oltre alla condivisione Zoom, se inviarmi gli sketch per mail, sì, potete inviarmi. Se dovete inviarmi però delle cose grandi, quindi dei file multimediali, per favore create magari un link con WeTransfer o con un servizio simile, perché altrimenti la casella che c'è a disposizione all'Accademia è di 50 mega, per cui immaginate che fa presto a intasarsi, per cui dopo non ricevo più mail. Quindi create per, visto che lo sketch è tipo 1-2K, per cui non c'è problema. Per invece file multimediali o altre cose grosse, mandatemi un link WeTransfer, per favore. 5 tera? Ma la condivisione Google dell'Accademia? Speriamo, magari. No, mi servono tante, ma non credo però per corso. No, processing online tradizionale no, solo P5JS si può utilizzare online. Però anche questo in realtà è, come dire, è un non problema, nel senso che l'installazione, per come il suo obiettivo è creare un'installazione che deve essere messa in un ambiente installativo. L'ambiente installativo, uno, non è detto che abbia accesso a internet, due, non è detto che abbia una banda sufficiente. Tre, se voi avete qualcosa che funziona online, magari ha più difficoltà a collegarsi a, come dicevo, dispositivi hardware collegati al PC, perché magari c'è bisogno di installare qualcosa di specifico. Per cui in realtà il fatto di usarlo online serve per semplificare la parte di sviluppo, ma poi da un punto di vista pratico, secondo me è più comoda comunque la versione tradizionale. Solo per la revisione. E in realtà no, comunque, mi dovete inviare il PDE, perché non c'è la versione processing online, c'è solo la versione per P5JS. Però, dunque, visto che c'è la condivisione ufficiale di Brera, magari facciamo attraverso quella, eventualmente. Creiamo, magari ogni gruppo creerà una cartella, adesso non so bene come sarà strutturata, però io farei qualcosa del genere, in modo tale che poi dopo si lavorerà su quella condivisione, in modo tale che se avete bisogno di passarmi qualcosa, semplicemente passiamo attraverso Google Drive, di Google G Suite. Va bene? Altre domande? Ok, allora vi saluto, vi auguro una buona permanenza, una buona quarantena.
e ci vediamo la settimana prossima, oppure buon pomeriggio. Arrivederci a tutti.